E allora buon pomeriggio con un nuovo numero di Diretta Stadio che torna come tutte le domeniche per dare spazio in questo caso alla Serie D, perché ancora una volta il Pescara ha giocato in un orario che non è quello classico delle ore 15 del pomeriggio, e della verità il Pescara non lo ha mai fatto finora, lo farà domenica prossima, prima però ci sarà il turno infrasettimanale col Teramo che almeno fino a fine novembre giocherà di sabato, c'è la Serie D a tenervi compagnia nel corso di questo Diretta Stadio. Le gare stanno per iniziare, ci sono diverse gare da seguire. Prima di fare il nostro consueto giro di schermate, iniziamo subito dai collegamenti. Prima però vi dico che nell'anticipo delle 12.30 in Serie A il Chievo ha vinto in trasferta a Udine 2-1, una vittoria di rimonta con Udinese avanti nel primo tempo con Zapata, ma poi il Chievo ha prima pareggiato con Castro, addirittura ha vinto al 95esimo con Cacciatore, e quindi il Chievo ha conquistato un prezioso successo in trasferta di rimonta. Poi vedremo tutte le schermate, ma nel frattempo andiamo proprio allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo per la gara, una delle gare di cartello di questa giornata, quella tra San Nicolò e Matelica, dove abbiamo in collegamento Ania Cantagalli. Buon pomeriggio Ania. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti voi, è già tempo di sfida d'alta classifica qui al Bonolis, perché si ritrovano di fronte San Nicolò e Matelica. Matelica ha punteggio pieno fino a questo momento, frutto di due vittorie e rimonta contro Alfonsina e Jesina, mentre San Nicolò settimana scorsa contro il Chievi ha centrato la sua prima vittoria in campionato, anche la squadra di Epifani in rimonta da 0-2 a 4-2 finale. Abbiamo appena osservato qui anche qui il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi, le squadre sono tutte terreno di gioco ovviamente pronte a partire. Vi leggo subito le formazioni: San Nicolò che parte con Recchiuti, Massetti, Mozzoni, De Santis, Milillo, Petronio, Napolano, Stivaletta, Testi, Bisegna e Chiacchiarelli. In panchina a disposizione di Epifani ci sono Ciotti, Casavecchia, Boccanera, Pretara, Di Stefano, De Cerchio, Di Lullo, Traini e Moretti. Intanto è partita proprio in questo momento la sfida tra le due formazioni. Per il Matelica di mister Aldo Clementi in porta c'è invece Marco Antonini, Dano, Bartolini, Lunardini, il capitano Caccioli, Di Maio, Frinconi, l'ex Chiedi, Borgese, Pera, Manuel Pera, che i tifosi del Teramo e l'Aquila ricordano bene per i suoi trascorsi in Lega Pro, Esposito, Vittorio Esposito, anche lui giocatore molto noto, Dipinto che chiude l'undici iniziale. In panchina ci sono Davino, Minducci, Gilardi, Negro, Perfetti, Lascu, Galli, Baldinini e Degano. Dirige la sfida il signor Pietro Esposito di Aprilia. Siamo iniziati con ormai circa un minuto, Epifani che praticamente conferma la formazione d'esordio vista proprio qui al Bonolis contro la Fermana, a parte Stivaletta che parte dal primo minuto, in quell'occasione fu invece Di Lullo a partire accanto a Petronio, mentre Clementi deve rivoluzionare tra virgolette la sua formazione per la squalifica di Dorazio, che è un under, quindi deve adeguarsi alla regola degli under e quindi togliere dalla formazione titolare Baldinini, che aveva appunto giocato le prime due sfide, e inserire Bartolini dal primo minuto. Siamo con il San Nicolò in posizione di palla in questo momento con Mozzoni. A te Andrea. Grazie Ania. Andiamo da Teramo a Rieti, stadio Maglio Scopigno, per il secondo confronto consecutivo esterno che attende l'Aquila dopo il blitz di Foligno. Rieti-L'Aquila, buon pomeriggio a Daniela Rosone. Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6. Sta iniziando in questo minuto la partita, terza giornata di campionato come dicevi, secondo impegno esterno per l'Aquila Calcio. Vi do lettura subito delle due formazioni: Rieti così schierato in campo, Cucic, Biondi, Bassini, Cosentini, Bianchi, Trillò, Tiraferri, Luciani, Scotto, Marchigiani, Masala, allenatore Fabrizio Paris. A disposizione ci sono Scaramuzzini, Dalmazzi, Davazzera, Tolomei, Tirelli, Valeri, Sbordone, Dieme, Camilli, Cosentini, Nicola, Andrea, la nota di oggi, l'ex di turno. La formazione del
dell'Aquila Calcio, Salvetti, Pupeschi, Gagliardini, Dixevicius, Pepe, Pietrantonio, Meninclere, La Vista, Granci, Zanerusso, allenatore Massimo Forgia, siedono in panchina Farroni, Sembroni, Di Crosta, Bartoccini, Arboleda, Siano, Buonvissuto, Palla e Niccolò Valenti. Una buona cornice di pubblico, Andrea, oggi allo stadio Centro d'Italia, Maglio Scopigno di Rieti, tanto anche i tifosi che hanno deciso di raggiungere Rieti, poco distante in realtà dall'Aquila, per supportare la formazione rosso-blu dopo il blitz esterno a Foligno. E le novità insomma sono anche il rientro di Pupeschi in difesa, poi anche Ganci che è stato preferito a Antonino Buonvissuto, e Pupeschi è appena rientrato, come dicevamo, che è stato preferito dal tecnico Massimo Morgia a Sembroni, che aveva accusato qualche problemino nella scorsa partita, forse un po' in ritardo di preparazione, Andrea. Perfetto Daniela, ci sentiamo più tardi per la cronaca. Grazie a Daniela Rosone. Possiamo ora proseguire il giro dai campi. Restiamo nel girone G. Andiamo allo stadio dei Marsi di Avezzano. C'è una squadra a punteggio pieno, appunto è l'Avezzano di Pino Tortora, che oggi ospita il Foligno. Buon pomeriggio a Paolo Renzetti. Grazie Andrea, buon pomeriggio dallo stadio dei Marsi di Avezzano, dove si gioca da due minuti nel corso del primo tempo 0-0 tra la formazione di casa ed il Foligno. Subito le formazioni, partiamo dall'Avezzano che gioca in maglia bianco-verde con Lewandowski, De Cinque, Lombardo, Sassarini, Menna, Tabacco, Padovani, Persia, Aquino, Leto e Lopinto. Panchina con Di Girolamo, Tariuk, Vesana. Attenzione, l'Avezzano in avanti, il tiro e il fallo dal numero 8 di casa, Persia. Quando siamo giunti al secondo minuto del primo tempo, subito un'azione clamorosa per la formazione di casa, con il palo colpito dal giocatore dell'Avezzano con la maglia numero 8. Si tratta di Persia, che è entrato in area, ha calciato in maniera angolata, il pallone ha colpito in pieno il palo e poi è tornato sul terreno di gioco con la formazione ospite, che è riuscita a rinviare. Dicevamo della panchina della formazione di casa, con Di Girolamo, Tariuk, Vesana, Di Paolo, Deramo, Mercogliano, Di Genova e Bittaia, l'allenatore è Pino Tortora. Il Città di Foligno che risponde con Piccheri, Bagnetti, Pilleri, Giambi, Adamo, Seie, Urbanelli, Catanese, Gabriele Fondi, Filippo Fondi e Mercai. Panchina con Stoppini, Diomade, Silvestri, Orecchiuto, Falleca, De Maira, Neldoschi, Baruc, l'allenatore e il signor Tommaso Guazzolini, l'arbitro arriva da Firenze, il signor Marco Ricci, gli assistenti, entrambi pugliesi ed entrambi di Barletta, sono Pierluigi De Chirico e Sergio Binetti. Allora un attimo Paolo, c'è il gol del Matelica a Teramo contro il San Nicolò, quindi prosegui il tuo collegamento, ma chiediamo di pazientare a Roberta Di Santa e colleghiamoci con Teramo. Vai Paolo. Il direttore di gara è Marco Ricci di Firenze, gli assistenti di Barletta, Pierluigi De Chirico e Sergio Binetti, ad Avezzano, dove il terreno è leggermente alzato, poco più di 300 spettatori, 4 minuti di tempo ad Avezzano, al De Marsi 0-0 tra Avezzano e Foligno, linea allo studio. Bene, grazie Paolo. Dunque opportunità subito per Persia, che ha colpito un palo per l'Avezzano. Dunque ci stiamo per collegare, era pronta Roberta Di Sante da Pineto, ma torneremo allo stadio Pavone. Dobbiamo ora andare al Bonolis per questo aggiornamento. Agnia Cantagalli. Sì Andrea, perché è arrivato il quinto gol stagionale per Manuel Pera, ci ha messo lo zampino Vittorio Esposito da calcio di punizione a illuminare per il movimento dell'attaccante del Matelica, che poi si è ritrovato tutto solo in area, ha potuto battere di sinistro il portiere del San Nicolò Recchiuti, quindi Matelica in vantaggio al sesto minuto qui al Bonolis, di questa sfida importante tra le due formazioni, che però vede avanti già la squadra di Aldo Clementi. A te. Grazie, grazie Agnia. Matelica specialista nel vincere le partite in doppia rimonta, chissà che in questo caso invece una rimonta non possa subirla la squadra di Clementi. Staremo a vedere, dunque riprendiamo il corso naturale delle cose, ma per dare il tempo alla regia di c'è già Roberta Di Sante, benissimo. Allora andiamo da Roberta per le formazioni di questo Pineto Olimpia Agnonese. Buon pomeriggio Roberta.
Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti quanti voi. Sì, formazioni di Pineto e Agnonese che stanno giocando da 4 minuti circa. Intanto c'è un calcio di punizione con colpo di testa di Bagnoli al lato, di poco distante dal palo destro della porta difesa da Mazzocchetti. Dunque, Pineto che si schiera con il solito 4-4-2, però paga alcune defezioni, dunque è leggermente diversa rispetto a quella di domenica scorsa. Ma soprattutto in porta, D'Antonio, De Panis, Schiocchi e Micolucci in difesa, Esposito, Malofu, Pini e Ciarlulli, dunque cambiano i due esterni di centrocampo. Davanti, defezione di Cacciatore all'ultimo momento per Infortunio, gioca Proietti come seconda punta in coppia con Antenucci. In panchina a disposizione di mister Ammazzalorto, Parente, Cichetti, Giammarino, Di Rosa, Colleluoli, D'Angelo, Di Sante e Ndiaye. Si scontra sempre Agnonese con una sorta di 4-1-3-2 con Cannella tra i pali, la linea difensiva con Navarro, Guerra, Cassese e Rullo di Lollo, il capitano che gioca molto basso, un po' alla fine, per capirci, Gentile, formato a centrocampo con le due punte, Ricamato, Gragnoli e Di Federico. In panchina a disposizione di mister Alessandro Del Grosso, Cappanico, Ciampa, Demoleon, Lucarino, Lamura, Mandè, Guida, Guerra, che l'anno scorso ha iniziato proprio tra le fila del Pineto, e Vitelli. A dirigere l'incontro l'arbitro, la signora Ilaria Bianchini della sezione di Pineto, gli assistenti Tesoniero di Agropoli e Pillo di Salerno. 0-0 il risultato dopo 6 minuti di gioco. Allinea la fila a voi. Grazie, grazie Roberta. Intanto Jesina in vantaggio sul campo basso, rete di Cardinali, avete visto la sovrimpressione. Vi leggiamo ora le formazioni della gara di San Marino, tra San Marino e Chieti. Questi gli 11 per il San Marino: Dini, Zamagni e Nicoli, Bova, De Lucia, giocatore arrivato in settimana, ex Teramo di Cifadi negli ultimi anni a Martina Franca, poi Fagioli, Enchisi, Tola, Olcese, altro ex teramano, Gagliardi e Caprioni, in panchina Venturini, Borghini, Gambini, Buonocunto, Cenci, Giunchetti, Braccini, Guidi e Baldazzi. Il tecnico è Filippo Medri. Risponde il Chieti con Mecca, Albanese, Tuccia, Trozzo, Arcaleni, Zetti, Russo, Adianzi, Alessandroni, giocatore anche lui tesserato proprio sul fotofinish per il mercato dei dilettanti, l'ex Giulianova, Copponi e Faella, in panchina Zaccagnini, Fusaroli, Lanni, Perna, Perfetti, Genovese, Gallo, Sant'Angelo e Annunziato. Il tecnico ovviamente è Alberto Mariani. E ora andiamo a concludere il giro dai campi e ci colleghiamo con Vasto, con lo stadio Aragona di Vasto per Vastese Monticelli. Do il buon pomeriggio a Federico Cosenza. Buon pomeriggio a voi. La partita è iniziata da pochissimo con la Vastese un po' in difficoltà e un Monticelli imbottito di giovani che sta mettendo alle corde la formazione biancorossa. Per il momento il risultato è sullo 0-0. Mister Colavitto schiera la formazione tipo, ad eccezione dello squalificato Mensah, che è stato espulso nella gara di domenica scorsa contro il San Marino, una gara in cui la Vastese meritava la vittoria e poi ha complicato tutto nella ripresa facendosi recuperare. Quindi solo un punto per la formazione biancorossa, una squadra che è vogliosa di tornare alla vittoria, qui come ha fatto nella prima partita di campionato contro il Chieti. Al momento la Vastese sta manovrando con il difensore centrale Allocca, che lancia in avanti a cercare la sponda di testa di Prisco, che lancia in velocità Felici sull'out di sinistra, ma Felici viene fermato per un fallo, per un presunto fallo, dall'arbitro Jacopo Pascariello. Quindi il risultato è ancora sullo 0-0. Ecco Federico, hai le formazioni? Sì, adesso ve le elenco le formazioni. Partiamo dalla squadra di casa, la Vastese Calcio, che schiera con il numero 1 Russo in porta, con il numero 2 Manisi, con il numero 3 Mancino, che prende appunto il posto di Mensah, con il numero 4 Di Pietro, con il numero 5 Allocca, con il numero 6 Campanella, con il numero 7 Cosenza, con il numero 8 Manzo, con il numero 9 Prisco, con il numero 10 Fiore, giocatore di casa Vastese Doc, e con il numero 11 Felici. Risponde la formazione ospite con il numero 1 Alessandrini tra i pali, il numero 2 Canali, il numero 3 Pierantozzi, il numero 4 Sosi, il numero 5 Castellana, il numero 6 Bartolini, il numero 7 Forgione, il numero 8
Donatangelo, il numero 9 Ciabuschi, il numero 10 Giannascoli e il numero 11 Iotti. In questo momento il pallone è uscito fuori, la rimessa laterale in favore della formazione ospite che è sull'out di sinistra e sta attaccando, prova adesso a convergere, c'è l'ottimo intervento da parte dei giocatori in maglia biancorossa che riescono a spezzare questa trama offensiva del Monticelli. E Magnifiche che va con le mani e rinvia in avanti a cercare Felici per Manzo. Manzo nel cerchio di centrocampo alza la testa, si appoggia per Allocca, il numero 5, anche lui prova un fendente a cambiare il gioco dall'altro lato a cercare Nicola Fiore che controlla con eleganza di petto, mette giù, prova a rientrare, si appoggia. Va bene Federico? Va bene. Per ora va bene, ci sentiamo più tardi, grazie. Ci sentiamo dopo, arrivederci. Grazie a Federico Cosenza, torneremo più tardi allo Stadio Aragone. Intanto vedete l'aggiornamento, Cagliari in vantaggio sull'Atalanta, rete di Borriello. Possiamo andare con le schermate, dopodiché ricominciamo con il giro dai campi. Iniziamo dalla Serie A. Come detto c'è stato questo aggiornamento del gol del Cagliari, vi abbiamo detto in precedenza che nella gara delle 12.30 il Chievo al fotofinish in rimonta ha espugnato il campo dell'Udinese 2-1, gli anticipi di ieri con Lazio Pescara 3-0, Napoli Bologna 3-1 e di venerdì Sampdoria Milan 0-1, poi sono sullo 0-0 le altre gare delle ore 15, Crotone Palermo sul campo neutro dell'Adriatico Cornacchia di Pescara, Sassuolo Genoa, poco fa però palo del Sassuolo con Duncan e 0-0 anche in Torino, Empoli alle 18, Inter-Juventus e poi Fiorentina-Roma alle 20:45. Andiamo a vedere la Lega Pro perché il panorama è quasi interamente completo, si completa oggi in realtà la quinta giornata perché si sta giocando Modena-Reggiana, il punteggio è di 0-0 quando siamo al 40° minuto. Gol del Modena in questo momento, ci segnala dalla regia Jacopo Forcella, dunque Modena in vantaggio sulla Reggiana e quindi ecco qui subito la correzione. Gli altri risultati: Lumezzane Bassano 2-1, San Benedettese Fano 1-0, Sant'Arcangelo Teramo 1-1, Ancona Venezia in realtà è 0-1 perché il Venezia ha vinto. Ha espugnato il campo del Conero, benché il Venezia abbia terminato la gara, pensate, in 8 uomini, 3 espulsioni, tra queste quelle di Garofalo, quella dell'ex teramano Moreo, e insomma il Venezia ha chiuso in 8 ma ha vinto la partita. Poi Ferralpi Salò Gubbio 0-1, Padova Maceratese 1-1, anche qui dobbiamo fare una correzione. Albino Leffe Mantova, Pordenone Parma, no, sono sbagliati questi risultati. Andiamo avanti, passiamo alla Serie D, girone F e poi il girone G. Andiamo a vedere gli aggiornamenti dei. Ok, allora c'è un problema sul software delle schermate, non c'è problema, vi proporremo le schermate in seguito. Ecco perché spiegato insomma il fatto che alcuni numeri erano sballati anche nella precedente schermata. Allora, appena possibile andiamo a Teramo da Agna Cantagalli. Nel frattempo vi ricordo che nel girone F la Jesina è in vantaggio 1-0 sul campo basso grazie al gol segnato da Cardinali, che il Matelica è in vantaggio a Teramo 1-0, rete segnata da Manuel Pera, scatenato in questo inizio di campionato. Nel girone G 1-1 tra Lanusei e Sporting Trestina, reti di Sini e di Ridolfi, e poi c'è il vantaggio del San Teodoro sul campo della Torres 1-0. Andiamo ora al Bonolis di Teramo, 3 minuti per Agna Cantagalli. Sì Andrea, sempre 1-0 qui per il Matelica, come dicevi tu, per effetto del vantaggio messo a segno da Manuel Pera, sponda Matelica, ma la reazione del San Nicolò è arrivata subito perché all'11° Bisegna se n'è andato via sulla sinistra, non sta agendo dietro le punte, è un ruolo che ha lasciato in questa partita Epifania Napolano, Bisegna agisce sulla sinistra, messo in mezzo all'11° per Napolano, però il tiro di Giordano Napolano è stato parato da Marco Antonini. Poco dopo è stato Vittorio Esposito a replicare per il Matelica, che ha fatto tutto da solo l'ex Pescara, con un tiro che però è finito di poco alto sulla traversa.
e poi ancora San Nicolò con Chiacchiarelli dalla destra, che ha provato a mettere in mezzo di nuovo Bisegna, però non ha trovato la palla per il San Nicolò per impattare e dirigere il pallone verso la porta. Reazione comunque dei biancazzurri c'è stata, adesso c'è stato anche un tiro finito altissimo però da parte di Stivaletta, il centrocampista. Ricordiamo l'anno scorso all'Aquila, che quest'anno poi è tornato nella squadra di Epifani. Siamo al 18esimo, qui al Bonolis, sempre in vantaggio il Matelica. C'è da segnalare l'esordio, però tra virgolette in panchina, si può chiamare così, esordio di Boccanera, che è stato finalmente convocato da Epifani dopo alcuni problemi fisici. Epifani che ritrova in panchina anche Pretara, nonostante le formazioni della vigilia davano invece ancora il terzino del San Nicolò, mentre è ancora fuori del Gida. Adesso c'è un tiro dalla distanza di Bisegna, che però Marco Antonini para in due tempi, non c'è nessuno del San Nicolò pronto a ribattere il pallone in rete, pallone che invece viene raccolto dal capitano Caciolo, e poi ancora il portiere che può rimettere in gioco il Matelica. Adesso c'è la squadra di Clementi che prova a venire in avanti nella metà campo del San Nicolò, il pallone che adesso viene manovrato da Lunardini. Clementi che si è schierato con un 4-3-3 per appunto riferimento centrale ai suoi lati. Ci sono Esposito, il numero 7 Frinconi, a provare a mettere in movimento l'attaccante ex Poggibonsi. Ed è proprio Esposito in questo momento che prova a far girare il pallone per Pera che prova a ridarlo a Esposito, ma il pallone è troppo lungo e finisce tra le braccia, anzi no, finisce fuori, non riesce a fermarlo il portiere del San Nicolò Recchiuti, il pallone che finisce in calcio d'angolo per effetto del tocco di Mossone. Adesso Esposito con molta calma va a raccogliere la palla e a provare a mettere in movimento gli avanti, anche salgono anche i difensori del Matelica per provare a concretizzare questa azione da calcio d'angolo. Esposito che mette in mezzo, riesce però a sbrogliare la situazione il San Nicolò con tanto di fallo subito da parte di De Santis. Il pallone adesso riveste in gioco, calcio di punizione, c'è un bruttissimo fallo su Napolano da parte di un giocatore del Matelica, che è il numero 8 Borgese, l'ex Chieti Borgese. Rimane a terra Napolano, che però si rialza subito non appena il direttore di gara si avvicina per sincerarsi delle sue condizioni. Ci sarà quindi un calcio di punizione già battuto dal San Nicolò per riprendere il gioco. De Santis che lascia a Petroni e poi Milillo che ancora lascia a De Santis. Siamo nella metà campo del San Nicolò, prova a venire avanti, prova a salire la squadra di Epifani che aveva iniziato la gara con una felpa, visto la temperatura non proprio gradevole qui al Bonolis. Se l'è già tolta, è già a maniche corte il tecnico della squadra biancazzurra per provare a suonare su. Attenzione adesso all'iniziativa di Matelica. Si sente caldo però... più per il risultato o per le condizioni effettivamente atmosferiche? Forse per il risultato, Andrea, perché evidentemente non è un buon modo per partire questo grande sfido, ovviamente. Sì. Essere subito sotto dopo sei minuti non era ovviamente la partenza sognata dai tifanici, però tempo. Però abbiamo detto prima, Agna, chissà che il Matelica, abituato a rimontare sotto di due gol, stavolta magari si farà rimontare la squadra di Clementi. Esatto, visto anche il San Nicolò ha fatto le prove generali settimana scorsa contro il Chieti, magari può ripetere la stessa impresa anche questa volta. Per adesso però ancora il Matelica avanti, il San Nicolò che riesce a avvicinarsi all'area avversaria a volte con movimenti alquanto confusionari, però riesce abbastanza di frequente a farsi vedere in avanti perlomeno. A te. Va bene, grazie a Dania Cantagalli. San Nicolò Matelica, il big match di questa giornata, dunque Matelica in vantaggio sempre grazie al gol di Manuel Pera. Intanto c'è il pareggio del campo basso allo stadio Pacifico Carotti di Iesi, rete di Fioretti al 17esimo, dunque 1-1 tra Iesina e campo basso. Andiamo a Rieti, un paio di minuti per Daniela Rosone. Rieti L'Aquila. Andrea, 18 minuti passati sulle lancette in questo primo tempo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 nello stadio Centro d'Italia a Maglio Scopiglio. Dobbiamo dire che ci sono state diverse occasioni, le più pericolose sicuramente di Marca Reatina,
nei primi minuti di gioco del periodo non collegato, prima Bassini sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi pericolosissimo scotto con un destro, la palla che è finita al lato di poco del portiere aquilano Alessandro Salvetti. Poi per l'Aquila un'occasione ma abbastanza scialba di La Vista, che ci ha provato dalla distanza ma la palla è finita al lato della porta difesa da Kucic, e poi ancora un'occasione proprio pochi secondi fa del Rieti con Luciani che l'ha sparata alta. Ci ha provato anche Massimo Ganci sul ribaltamento di fronte tutto solo, ma ha calciato male l'attaccante rossoblu, quindi un tiro sicuramente troppo debole per impensierire l'estremo di casa. Una sfida, Andrea, questa che dicevamo che mancava da 19 anni tra Rieti e L'Aquila. Le due formazioni si affrontarono l'ultima volta nel campionato di Serie D della stagione 97-98, in quell'anno vinse L'Aquila Calcio il campionato seguito da Rieti di un solo punto. Dicevamo anche prima, buona la cornice di pubblico, abbiamo fatto qualche stima, circa 350 aquilani al seguito della squadra aquilana. Fin qui una partita molto abbastanza corretta, sicuramente Andrea Urrieti più incisivo, che ci sta provando molto di più rispetto all'Aquila Calcio, che sembra avere anche perché Rieti ha segnato ben 5 gol nella prima gara casalinga contro il Trestina ed è il secondo miglior attacco nel campionato ed ha una difesa imbattuta. Sì, si vede una squadra ben organizzata, sicuramente che sta creando più di un grattacapo alla difesa rossoblu. Perfetto, perfetto, grazie a Daniela Rosone. Torneremo più tardi allo stadio Maglio Scopigno di Rieti. Vediamo, allora andiamo ad Avezzano da Paolo Renzetti, dopodiché prima di andare a Pineto completiamo il giro delle schermate che prima non abbiamo potuto effettuare in toto. Allora, 3 minuti per Paolo Renzetti, Avezzano Foligno. Allo stadio dei Marsi si gioca il 22esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Avezzano e Città di Foligno. Attacca ora la formazione umbra, oggi in maglia gialla, pallone in area di rigore, l'uscita in anticipo su Silvio Mercai del portiere dell'Avezzano Lewandowski. C'era stato questo cross dalla sinistra, in agguato l'attaccante della formazione fognate, ma l'uscita sicura anche del portiere dell'Avezzano, che è riuscito ad anticipare il giocatore nel periodo non collegato. Da segnalare al 17esimo minuto ancora un'occasione per l'Avezzano, che al secondo aveva colpito un palo. In questo caso l'azione è partita dalla destra, c'è stato un cross per Lopinto che di testa al limite dell'area piccola ha colpito mandando il pallone di poco al lato. Sta giocando meglio l'Avezzano, ma il Foligno è piuttosto chiuso. Allora, intanto un attimo, c'è il gol del Pineto allo stadio Pavone, quindi appena è pronta Roberta andiamo subito da lei. Vai Paolo. Sì, dicevo, allora Foligno chiuso in difesa, Avezzano che ha qualche problema a superare la munita retroguardia umbra. Da segnalare, come detto, queste due azioni. Gara corretta, non ci sono stati ammoniti, terreno come dicevamo leggermente allentato per la pioggia. Sono 23 minuti di gioco al Dei Marsi, 0-0 tra Avezzano e Foligno, linea allo studio. Grazie. Intanto non è ancora iniziata la partita a Castelfidardo e potrebbe essere rinviata per impraticabilità di campo. Castelfidardo Recanatese. Se è pronta Roberta Di Sante, andiamo allo stadio Pavone. Roberta. Sì, ci sono, perché al 20esimo è cambiato il risultato in favore dei padroni di casa, che sono passati in vantaggio con il terzo gol di Capitan Stacchiotti in questa stagione. Sì, dopo 3 partite, 3 gol, la media di un gol a partita per un difensore non è male. In casa comanda Stacchiotti, Finora sì, per ora sono tutti i suoi gol realizzati al Mariani Pavone, per il momento. Ok, come ha segnato oggi? Allora, vi dico subito che Proietti sta giocando un'ottima partita come seconda punta, perché vi ricordo che è stato avanzato proprio da Mazzarosso per via dell'infortunio di Cacciatore, quindi oggi gioca un po' più avanzato rispetto al solito. Ha messo in mezzo un buon pallone e colpevolmente hanno lasciato solo o completamente solo e libero di poter colpire di testa Stacchiotti in
in area i difensori dell'Agnonese di testa ha incrociato sotto il sette dalla parte opposta, dunque 1-0, gol di testa. L'Agnonese aveva avuto una occasione precedentemente al decimo con una buona intuizione di Pejic, che aveva fatto una bella palombella a scavalcare la difesa per l'inserimento di Walter Guerra con gran miracolo di Mazzocchetti, che aveva respinto coi piedi. Dunque queste le due occasioni, appunto quella il Pineto ha segnato praticamente alla prima vera occasione utile, mentre l'Agnonese aveva avuto questa occasione, ma in quel caso era stato veramente bravo Mazzocchetti. Per il momento al 24esimo, dunque Pineto 1, Olimpia Agnonese 0, restituisco la linea allo studio. Perfetto, grazie Roberta. Vi ho detto dunque della situazione a Castelfidardo, con il direttore di gara che probabilmente entro le ore 16 deciderà se rinviare la partita, se non farla iniziare per niente, oppure se tentare di giocare magari di fronte a un eventuale miglioramento delle condizioni del campo. Ma ripeto, le due squadre non sono neanche scese in campo per il fischio d'inizio della partita. L'arbitro si riserva ulteriori decisioni. Intanto in Serie A passa in vantaggio il Crotone contro il Palermo. Ci pare Trotta l'autore del gol del vantaggio. Sì, proprio Marcello Trotta, arrivato nell'ultimo giorno di mercato insieme con Falcinelli. Dunque Crotone in vantaggio a Pescara, Crotone che era andato in vantaggio anche nella gara contro il Genoa prima di subire la rimonta della squadra dell'ex Juric. Vedremo insomma se oggi il Crotone riuscirà a brindare per la prima vittoria storica in Serie A o meno. Andiamo allora con le schermate, prima di ricollegarci con Federico Cosenza dallo stadio Aragona di Vasto per Vastese Monticelli. Eravamo alla Lega Pro, dunque rivediamo la schermata con i risultati appunto corretti. Allora Ancona Venezia, i primi tre erano corretti, ovvero le gare giocate ieri fino alle 16:30, poi Ancona Venezia 0-1, Feralpi Salo Gubbio 0-1, Padova Maceratese 1-1, Albino Leff Mantova 1-0, Pordenone Parma 2-4 clamoroso, con il Pordenone avanti 2-0 al 54esimo, poi dal 56esimo la rimonta clamorosa della squadra ducale che ha stravinto, peraltro con una tripletta di Nocciolini. Sul Tirol Forlì 1-1, Modena Reggiana 1-0 ed è finale di primo tempo, rete di Ravasi per la squadra di Pavan, che si è sbloccata proprio martedì scorso a Teramo nella gara che è costata la panchina a Lamberto Zauli e la scrivania a Fabio Lupo. Ora la Serie D, girone F, vediamo i risultati con la Fermana in vantaggio sul campo della Civitanovese, 0-0 tra Alfonsine e Vispesaro, come detto gara che non è iniziata a Castelfidardo e si valuta il rinvio. Jesina Campobasso 1-1 con le reti di Cardinali e Fioretti. Intanto ci dicono che il risultato è cambiato a Vasto. Allora c'è Vasto? Andiamo da Federico Cosenza. Sì, è cambiato il risultato qui all'Aragona grazie a un gol di Prisco che al 24esimo di testa ha portato in vantaggio la formazione biancorossa su palla proveniente da corner, ma l'azione che ha portato poi al corner di Nicola Fiore, che per ben due volte ha impegnato Alessandrini nell'arco di una decina di minuti, e quindi è ancora una volta il numero 10, il giocatore di casa, che ha preso per mano la formazione biancorossa e ha portato poi insomma a un assist per Prisco che ha sbloccato la gara. E il Monticelli ha accusato il colpo dopo una buona partenza e la Vastese sta uscendo fuori. Insomma, la qualità della squadra di mister Colavito pian piano si sta facendo vedere. Il risultato è quindi 1-0 in formazione per quanto riguarda per la Vastese. Adesso c'è un fallo quasi nel cerchio di centrocampo con Prisco che sostende un avversario e il gioco è fermo. Quindi per il momento è tutto qui dall'Aragona, ribadisco il risultato 1-0 in favore della Vastese.
Perfetto, grazie. Dunque Prisco, l'ex giocatore del Fondi, Prisco porta in vantaggio la Vastese, botta e risposta, lo vedete al polisportivo di Civitanova. La Fermana si era portata in vantaggio col solito Molinari, ma poi ha pareggiato la Civitanovese con Wade, non so come si pronunci, ma è suo il gol del pareggio per la squadra di casa. Mentre come forse vi è stato segnalato, il Campobasso ha ribaltato il risultato al Carotti di Iesi con la Iesina. Ora il parziale di 1-2. Andiamo a vedere chi è stato il marcatore del secondo gol dei Lupi Monisani in questa gara assolutamente pirotecnica che si sta giocando al Carotti. Allora, in questo momento non riusciamo a dirvi il marcatore, però quel che conta è che il Campobasso in questo momento è in vantaggio 2-1 sulla Iesina. Ecco, forse riusciamo a sbloccare il sito, che evidentemente era un po' sovraccaricato, e vi daremo l'autore del secondo gol del Campobasso. Ancora Fioretti al 26esimo, dunque Cardinali al quarto, 17esimo e 26esimo Fioretti per il raddoppio dunque del Campobasso. Allora, appena possibile riprendiamo il giro dei campi, ma dobbiamo vedere anche il girone G con i risultati che stanno maturando. Lanus 6 Sporting Trestina 1-1 ed è il finale di primo tempo, perché questa gara, come quella di Sansepolcro e quella di ne sono tre di Città di Castello, sono partite iniziate alle 14:30, quindi in questi minuti stanno iniziando i secondi tempi. Allora, Lanus 6 Sporting Trestina 1-1, reti di Sini per il Lanus 6 e di Ridolfi per lo Sporting Trestina. L'Ostia Mare sta conducendo 2-0 sul Monterosi. Sicuramente il primo gol è stato segnato dal solito Michele Vano, tra poco vi diremo anche il secondo gol di chi porta la firma. E la Torres sta perdendo in casa contro il San Teodoro in quella che è una gara tutta sarda. Sono tantissime le partite, i confronti tra le squadre sarde. Allora, la rete del 2-0 dell'Ostia Mare di Bellini, dunque 2-0 dell'Ostia Mare sul Monterosi in questa che invece è una partita tutta laziale. Allora, possiamo andare con il giro dai campi. C'è Ania Cantagalli per San Nicolò Matelica. 3 minuti, Ania. Sì, Andrea, sempre 1-0 qui al Bonolis, in vantaggio il Matelica per effetto del gol a questo minuto siglato da Manuel Pera. Per il Matelica siamo al 35esimo, messo Teschi per il Sergio Lopro, va a mettere in mezzo un pallone dove però non c'è nessuno. Epifani si sta molto 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 arrabbiando in panchina, perché dopo le occasioni che vi avevamo raccontato nel precedente collegamento, il San Nicolò ha paradossalmente tirato quasi remi in barca, cosa che ovviamente non può permettersi di fare visto lo svantaggio. Sta giocando bene in difesa la formazione biancazzurra, non trova però sbocchi al centrocampo, dove Petronio è guardato a vista e Schivaretta sta trovando più difficoltà del dovuto. Da qui l'esortazione di Epifani a venire davanti, a far salire il baricentro, ma ovviamente c'è bisogno del centrocampo, c'è bisogno di giocare sulle fasce come aveva provato a fare nei primi 20 minuti la squadra padrone di casa. Poi il San Nicolò è indietreggiato parecchio, il Matelica però fino a questo momento non ne ha approfittato, anche se Esposito è sempre una mina vagante, è sempre uno dei giocatori più pericolosi della formazione di Clemente. Adesso c'è una bella iniziativa di Mazzetti nella metà campo del Matelica, il terzino arriva fino in area, poi però viene fermato dalla difesa ospite. Adesso proprio il Matelica che prova a ripartire, il cross per Esposito sulla fascia sinistra che scappa e riesce a recuperare il pallone, poi però fa buona guardia Melillo che riesce a sbrogliare una situazione difficile, sempre una situazione difficile quando nei paralisi c'è Vittorio Esposito. Anche corrisponde ancora una volta, però il Sanicolo non riesce a uscire, perde un pallone riconquistato dalla difesa proprio perché
come dicevamo poc'anzi, c'è qualche problema centrocampo, poi il tiro seguente da parte di Borgese dalla distanza dai 25 metri, però si spegne molto alto sulla traversa. Adesso il San Nicolò che prova a tornare in avanti, siamo però ancora nella propria metà campo dei giocatori biancazzurri, cioè Melillo che viene avanti per la formazione di Epifani, scambia con Stivaletta e poi ancora la difesa con De Santis che vede il movimento di Bisegna, ma è lo stesso Bisegna a indicare di andare verso la sinistra per Mozzoni. C'è il pressing molto alto da parte dei giocatori del Materica, anche Bisegna come Epifani si sta arrabbiando moltissimo con i suoi compagni di squadra perché vede delle difficoltà in fase di impostazione della manovra. Il San Nicolò che non riesce più a venire in avanti come invece era stato nel primo quarto d'ora dopo il gol subito. Adesso c'è Mozzoni che recupera un bel pallone a Frinconi sulla fascia sinistra, mette in movimento Ceccarelli che si ferma e alza lo sguardo, prova, anzi pensa di servire Bisegna sulla sinistra, però cambia idea, torna indietro per Massetti. Petronio nel cerchio di centrocampo lascia Stivaletta ancora subito prestato da Lunardini che deve quindi tornare indietro. Adesso ci pensa Napolano a provare a far salire la squadra, ad illuminare sulla destra per Chiacchiarelli che mette giù il pallone, stop di petto per l'esterno del San Nicolò e poi si accentra, mette in mezzo il pallone, però c'è Tessi e Napolano che viene fermato da Marco Antonini. A tu per tu, però c'era la segnalazione di fuorigioco del giocatore del San Nicolò, anche se fosse stato gol sarebbe stato comunque annullato perché il secondo assistente ha alzato la bandierina, quindi ci sarebbe stato il fuorigioco secondo il secondo assistente. Da rivedere comunque questa azione del San Nicolò e questo fuorigioco fischiato a Napolano a tu per tu con l'estremo difensore del Materica. Sempre 1-0 qui al Bonolis, siamo al 39esimo. A te Andrea. Grazie a Dania Cantagalli. Intanto nel girone G avete visto l'aggiornamento, il pareggio della Torres contro il San Teodoro. In Serie A c'è un calcio di rigore per l'Atalanta ma con tanti dubbi perché sembra proprio che il fallo subito dal Papu Gomez sia stato fuori area, tante proteste, ma per l'Atalanta c'è la possibilità di pareggiare questo calcio di rigore, con questo calcio di rigore a Cagliari. Andiamo da Daniela Rosone a Rieti, un paio di minuti Daniela. Sì Andrea, 35 minuti giocati, 36 per l'esattezza sul cronometro in questo primo tempo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, Andrea, ma c'è stata al 32esimo un'occasionissima davvero per l'Aquila Calcio con il capitano Giorgio Ravista che ha sparato un destro secco e soltanto l'intervento del difensore Bastini del Rieti che ha salvato proprio sulla linea ha negato la gioia all'Aquila Calcio del gol. Adesso un'altra buona occasione c'è stata da parte per il numero 6, Fredo Pietro Antonio che però la sparata alza sulla traversa. Dicevamo il risultato 0-0 dopo i primi 20 minuti Andrea che sono stati decisamente di Marco Arieti, l'Aquila sta trovando più fiducia con un grande Minincleri, trascinata da un grande Simone Minincleri, quando gioca palla a terra l'Aquila sta riuscendo a creare qualche grattacapo. Una gara, dobbiamo dirlo, sicuramente molto, molto sentita, ma bella, godibile, con diverse occasioni da entrambe le parti. Per l'Aquila una partita si sapeva che sarebbe stata difficile con il Rieti, lo dicevi giustamente anche tu in apertura, che è una squadra ben organizzata con Luciani e poi il tuo davanti Scotto Marcheggiani che si è preso pericoloso in diverse occasioni. Però l'Aquila sta trovando in questo finale di primo tempo sicuramente più fiducia e più spazi rispetto ai primi 20 minuti. Perfetto, grazie a Daniela Rosone. Intanto due rigori sbagliati, uno quello che vi avevamo segnalato dell'Atalanta, la parata di Rafael che oggi sostituiva Storari, esecuzione centrale di Paloschi. Tra l'altro c'era stato un battibecco la scorsa settimana su chi potesse battere il rigore dell'Atalanta, era designato uno tra Paloschi e Gomez, invece poi il rigore fu battuto da Chessi e anche segnato. Stavolta ha tirato Paloschi, cioè il rigorista designato, e ha tirato malissimo, centrale, chissà che nella testa non gli frullava ancora l'episodio della scorsa settimana. Anche in Serie
Serie D è stato fallito un rigore, lo ha fallito Molinari, sempre 1-1 tra Civitanovese e Fermana, ma al 34esimo il bomber argentino della Fermana ha fallito un calcio di rigore che gli è stato parato. Un'altra novità arriva dalla Lega Pro con il pareggio della Reggiana al Braglia di Modena, 1-1 in questo confronto della Via Emilia. Tra poco vi daremo anche il marcatore. Andiamo avanti, proseguiamo il nostro giro. Stadio dei Marsi, Paolo Renzetti, per te 3 minuti per Avezzano Foligno. 39 minuti nel corso del primo tempo al dei Marsi, non si sblocca il punteggio, sempre 0-0 tra Avezzano e Foligno. Attacca la formazione umbra che non ha però mai concluso nello specchio della porta fino a questo momento. Palloni in area di rigore, il controllo tentato dal numero 9 Gabriele Fondi, riesce a respingere la difesa dell'Avezzano, ma è ancora il Foligno in possesso di palla con Catanese, il pallone all'indietro per Giambi, ancora Giambi, osserva lo schieramento dei compagni, serve Filippo Fondi, sbagliato poi il lancio per un compagno, ma pasticcia anche la difesa dell'Avezzano, ancora Foligno che recupera il pallone, ma lo fa in maniera fallosa per l'azione di Adamo, e c'è il calcio di punizione comandato dal signor Marco Ricci in favore dell'Avezzano. 5 minuti al termine di questo primo tempo, tutto di marca bianco-verde nel periodo non collegato, da segnalare al 29esimo un tiro dai 25 metri di Aquino con il pallone respinto con i pugni dal portiere umbro, che poi al 37esimo, dunque 3 minuti fa, è stato costretto a respingere sempre con i pugni, una punizione calciata da Sassarini. Gara molto corretta, lo dicevamo prima, non ci sono stati ammoniti, ben diretta dall'arbitro fiorentino Marco Ricci, coadiuvato dagli assistenti Pierluigi De Chirico, Di Barletta, così come Di Barletta e l'altro assistente, il secondo Sergio Binetti. Attacca l'Avezzano sull'out di sinistra, la formazione in maglia bianco-verde, possesso di palla con Tabacco che scambia con Persia, poi il servizio sul settore di sinistra per Lombardo, ancora all'indietro per Sassarini, il capitano controlla il pallone, ancora Sassarini in possesso di palla, non sa chi dare la sfera, è costretto a retrocedere, poi il tentativo di servizio per Aquino, la respinta della difesa ospite, ma ancora l'Avezzano che manovra sulla tre quarti di campo del Foligno, pallone che viene lanciato sull'alto di sinistra per Lombardo che viene però anticipato, può respingere il pallone, la formazione ospite, ma ancora l'Avezzano che recupera l'ennesimo pallone a centrocampo, questa volta con Lopinto, poi resta a terra però un giocatore ospite, si tratta di Gabriele Fondi. I giocatori dell'Avezzano sportivamente vanno a spedire il pallone in fallo laterale, il cronometro allo stadio De Marsi segna 42 minuti in corso, 3 primi al termine, 0-0 al De Marsi fra Avezzano e Città di Foligno. Te Andrea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Tra poco andiamo a Pineto da Roberta Di Sante. Intanto in Lega Pro si è ribaltato il risultato al Braglia, la Reggiana ora è in vantaggio e i marcatori della Reggiana faranno un po' venire qualche lacrimuccia ai tifosi del Chieti, perché l'1-1 porta la firma di Maxime François Giron, mentre il raddoppio della Reggiana è di Marco Guidone, quindi Modena 1, Reggiana 2. A Pineto andiamo da Roberta Di Sante, un paio di minuti per te Roberta. Sì, al 40esimo di questo primo tempo il risultato, il vantaggio del Pineto regge, vantaggio siglato al 20esimo del primo tempo da Capitan Sacchiotti di testa, dunque 1-0 il risultato, anche se al 32esimo il Pineto ha rischiato di prendere il gol del pareggio, c'è stato un bel appoggio indietro di Gentile per Di Federico che ha calciato dal limite spettendo fuori di un soffio. Risposta del Pineto invece al 36esimo l'occasione per Antenucci che ha ricevuto palla sul filo del fuorigioco, ha fatto tutto bene l'attaccante del Pineto, è entrato in area da posizione defilata e poi ha calciato sul dei pali, dunque un velocissimo botta e risposta dopo il taggio. L'ultima novità, quella più recente, che invece ha appena iniziato a piovere, il cielo si è chiuso sopra Pineto, quindi dunque vedremo se anche questo influirà sull'andamento della partita da qui in avanti. Siamo al 40.
minuto finora. Il Pineto sta attaccando in questo momento, sempre 1-0 il risultato, e c'è un calcio di punizione adesso sulla tre quarti campo in favore dei casa. Va grazie. Bene, grazie Roberta. Grazie Roberta, dobbiamo andare a Vasto perché c'è un aggiornamento, il pareggio del... non c'è l'aggiornamento, ho visto prima Vastese Monticelli. Comunque andiamo da Federico Cosenza. Sì, è cambiato il risultato qui all'Aragona, al 39esimo il Monticelli un po' a sorpresa ha trovato il pareggio, aveva sfiorato il gol al 37esimo con una conclusione di Otti dalla distanza dopo un pasticcio della retroguardia biancorossa, e dopo due minuti appena al 39esimo è arrivato il gol di Ciabuschi che dalla distanza ha battuto Russo, non poteva fare molto il portiere biancorosso su quella conclusione, anzi Donatangelo l'autore del gol, e quindi 1-1 il risultato qui all'Aragona, con una Vastese che si è complicata un po' la vita da sé facendo una serie di errori difensivi, e ne ha approfittato il Monticelli che in questo finale di primo tempo sta spingendo. Adesso è la Vastese in possesso palla con Cosenza che controlla con il petto, mette al centro il pallone, un pallone lungo che controlla Canali, il difensore spazza via e Vastese che resta in avanti. Quindi ricordiamo il risultato 1-1 tra Vastese e Monticelli, con la Vastese che sta continuando a spingere con orgoglio, ma manca un po' di precisione alla formazione di mister Colavitto. Adesso è il Monticelli che rilancia in avanti, colpo di testa di Campanella, la palla va da un lato all'altro del campo, Felici prova a mettere ordine, controlla, se ne va in dribbling, viene messo giù per l'arbitro, è tutto regolare e riparte il Monticelli con il numero 7 che viene fermato bene da Mancino. Cosenza nel cerchio di centrocampo, si gira, si difende dal pressing degli avversari, apre sulla destra per Manisi, Manisi prova a scendere sulla fascia destra, si appoggia ancora per Cosenza che lotta caparbiamente, recupera il pallone, l'appoggio per Felici con il sinistro, Felici prova una conclusione che viene contratta e sfuma questa azione di attacco per la Vastese con il pallone che finisce di nuovo a Campanella per Allocca. Nel cerchio di centrocampo Manzo alza la testa, si appoggia ancora per il difensore centrale della Vastese Allocca che cerca Di Pietro lì vicino, Di Pietro Cincinnati. Federico, scusa, quanto manca alla fine del primo tempo? Manca pochissimo, siamo quasi a fine partita. Allora facciamo una cosa, torniamo da te tra pochissimo per prendere il finale di primo tempo, per ora grazie, ricominciamo il giro dei campi, verosimilmente proprio per prendere i finali di prima frazione, visto che ormai è tempo, e anzi ci giunge notizia tramite Agna Cantagalli che effettivamente siamo già all'intervallo al Bonolis. Allora Agna, un brevissimo resoconto di questa prima frazione. Una passione che si è chiusa con il vantaggio del Matenica per effetto del gol messo a segno al sesto minuto da Pera, e San Nicolò che ha avuto comunque una reazione con due occasioni quasi consecutive, prima per Napolano e poi con Bisegna, in mezzo c'è stato un tiro finito alto sopra la traversa di Esposito, poi San Nicolò che ha trovato qualche difficoltà di troppo, non è riuscita a costruire manovre degne di importanza e di significato la squadra di Epifani. L'unica occasione è quella raccontata nel periodo precedentemente quando eravamo in collegamento con Napolano a tu per tu con Marco Antonini, che comunque si è fatto parare la conclusione dall'estremo difensore ospite, e in ogni caso il direttore di gara aveva ravvisato il fuorigioco proprio del giocatore. Tanto scusami Agna, San Marino in vantaggio, indovina con chi? Olcese forse. Brava. Gol di Olcese, dunque Chieti purtroppo sotto a Serravalle. Puoi proseguire. Chi non muore si vive. Sì. Qui invece anche in virtù delle difficoltà a centrocampo che vi avevamo raccontato poc'anzi, Fani prima, ancora prima del duplice fischio aveva già mandato a saltare De Cerchio, quindi probabilmente si cambierà già qualcosa all'inizio ripresa nella formazione di casa. A te Andrea.
Grazie a Dania Cantagalli. Dunque, confermiamo vantaggio del San Marino sul Chieti, 1-0, rete di Olcese proprio in questo momento. È finito il primo tempo all'Olimpico di Serravalle. Dunque, vantaggio di misura della squadra di Filippo Medri su quella di Mariani. Andiamo allo stadio Maglio Scopigno per sapere se è finito il primo tempo tra Rieti e L'Aquila. Sì, Andrea, è appena finito, l'arbitro ha appena fischiato la fine del primo tempo, un primo tempo che si è concluso a reti inviolate, 0-0 al finale di questa prima metà di gioco tra Rieti e L'Aquila. Nel periodo non collegato non ci sono state altre occasioni degne di nota, quindi l'ultima, l'occasionissima per L'Aquila, quella che già vi avevo descritto al 32esimo con il capitano sulla vista, destro secco, salvato dal difensore di casa Bassini. Volendo fare un'analisi, Andrea, di questo primo tempo, abbiamo detto i primi 20 minuti sicuramente più di marca reatina, Rieti che dimostra insomma i risultati, di meritare i risultati che ha avuto finora. Sicuramente una squadra ben attrezzata, una difesa solida e un attacco molto ben organizzato con Scotto e Marcheggiani, che più volte sono stati pericolosi. Da quella calcio che dopo questi primi 20 minuti probabilmente di appannamento ha trovato un po' più di spazio, giocando palla a terra ha dimostrato sicuramente di poter creare qualche grattacapo alla difesa di Rieti, sicuramente un ottimo mini Clary finora. Sta trascinando un po' i suoi, quindi L'Aquila che ha trovato più agevolmente degli spazi, e dicevamo una partita sicuramente bella, godibile anche da vedere per chi sta fuori. Perfetto, grazie a Daniela, grazie a Rosone. Dunque 0-0 allo stadio Maglio Scopigno tra Rieti e L'Aquila, sempre girone G, stadio dei Marsi, Avezzano Foligno. È finito il primo tempo, Paolo Renzetti. Grazie Andrea, terminato il primo tempo dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi sul risultato di Avezzano 0, Città di Foligno 0, a te la linea. Ok, telegrafico dunque l'intervento di Paolo Renzetti, 0-0 tra Avezzano e Foligno. Dobbiamo prendere i finali di prima frazione a Pineto con Roberta Di Sante e poi con Federico Cosenza dallo stadio Aragona di Vasto. Eravamo sull'1-0 per il Pineto, gol di Stacchiotti, mentre a Vasto eravamo sull'1-1 tra Vastese e Monticelli. Un pareggio che è arrivato quasi a sorpresa, come un fulmine a ciel sereno, quello della squadra ascolana a Vasto. Andiamo a Pineto, Roberta Di Sante. Sì, è finito il primo tempo qui a Pineto con della squadra locale per 1-0, il gol al 20esimo siglato da Stacchiotti, che ha messo la firma sul suo terzo gol finora in campionato. 1-0 al 20esimo, Proietti che ha messo in mezzo un buon pallone per la testa proprio di Stacchiotti, che di testa ha incrociato sul secondo palo. Questa la rete che determina fino a questo momento il parziale vantaggio. Un primo tempo giocato bene da entrambe le squadre, meglio l'Agnonese all'inizio, poi il Pineto è venuto fuori sostanzialmente equilibrato minuti con occasioni da entrambe le parti, e adesso si sta praticamente abbattendo un vero e proprio acquazzone sullo stadio, iniziando a piovere, sta piovendo tantissimo in questo istante. Dunque sicuramente nella ripresa anche la pioggia ha un elemento fondamentale che sicuramente andrà ad incidere sui secondi 45 minuti. Perfetto, grazie. Speriamo che il campo di Pineto, che normalmente soffre queste situazioni, possa comunque resistere con la squadra peraltro in vantaggio. Andiamo a chiudere dunque, un minuto per Federico Cosenza per il primo tempo tra Vastese e Monticelli. Federico. Sì, la partita è terminata 1-1, ha segnato Prisco al 24esimo del primo tempo su corner di Fiore, e poi è arrivata la risposta di Donatangelo al 39esimo del primo tempo per il Monticelli. La partita qui è terminata, quindi il primo tempo sull'1-1, una partita sostanzialmente equilibrata in cui la Vastese
è stata nel primo tempo schiacciata dall'entusiasmo dei ragazzi del Monticelli, poi è uscita fuori la classe di Nicola Fiore che ha impaurito la formazione marchigiana e ha trovato il gol lavazzese dell'1-0 e poi una serie di disattenzioni difensive hanno punito la squadra di mister Colavitto. Alla prima è andata vicina al gol il Monticelli, la seconda Donatangelo ha punito la formazione biancorossa. Quindi ribadisco il risultato 1-1 qui all'Aragona, per il momento è tutto, a voi la linea. Perfetto, grazie a Federico Cosenza. Riusciamo ad andare sull'iPad perché Roberta Di Sante ci ha immediatamente mandato uno scatto di quello che sta avvenendo allo stadio Pavone di Pineto. Vediamo un po' se riusciamo ora a vedere. No, peccato. Poi se possi... ecco qui. Ecco la situazione nello stadio Pavone di Pineto, visibilità precaria, un nubifragio proprio in questi minuti. E speriamo che sia per quanto violento ma di brevissima durata, altrimenti sarà dura riprendere il gioco nel corso della ripresa. Col Pineto avanti 1-0. Ringraziamo Roberta Di Sante, la nostra troupe di Pineto, con Claudio Di Giacomo per la parte tecnica. Andiamo con le schermate rapidamente. Serie A e due gironi di Serie D prima di andare in pubblicità. Questa è la situazione in Serie A: Cagliari-Atalanta 1-0, rete di Boriello, ma rigore fallito dall'Atalanta con Paloschi parato da Rafael. Crotone-Palermo, maxi recupero di 6 minuti, ma alla fine il Crotone è in vantaggio all'intervallo a Pescara grazie alla rete di Trotta. Poi Sassuolo-Genoa 0-0, Torino-Empoli 0-0, giocata alle 12.30 Udinese-Chievo 1-2. Serie D, girone F. Andiamo a vedere i finali di primo tempo. Alfonsine Vispesaro 0-0, Civitanovese Fermana 1-1 con le reti di Molinari e Wade. Molinari che ha poi fallito un calcio di rigore per il potenziale 1-2. Iesina Campobasso 1-2, Cardinali per la Iesina, poi Fioretti doppietta per il Campobasso. Pineto Agnanese 1-0, rete di Stacchiotti. San Nicolò Matelica 0-1, Pera San Maurese Romagna Centro, derby romagnolo 0-0, San Marino Chieti 1-0, Olcese al 44esimo e poi Vastese Monticelli 1-1, Prisco e Donatangelo, botta e risposta. Andiamo a vedere il girone G. Città di Castello Muravera 0-0, qui siamo a poco più di 20 minuti dalla fine di una partita iniziata alle 14.30. Stesso discorso per Vivi Altotevere Sansepolcro Nuorese, anche qui 0-0. E poi l'altra partita è Lanusei Sporting Trestina, il parziale al momento è di 1-2 per la compagine umbra. Le altre gare con Arzachena Latte Dolce Sassari 0-0, Avezzano Foligno 0-0, Flaminia Albalonga 2-1, Ostiamare Monterosi 2-0, reti di Vano e Bellini, Rieti L'Aquila 0-0, Torres San Teodoro 1-1 per il San Teodoro, gol di Malesa. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco torniamo per i secondi tempi. Eccoci rientrati per i secondi tempi dei campionati di Serie D, dei due gironi di Serie D, chiaramente buttando sempre un occhio agli aggiornamenti di Serie A, ma anche per l'unica partita del girone B di Lega Pro che si sta giocando. Intanto qualche altro aggiornamento che ci arriva, in particolare dal girone G. Città di Castello Muravera, siamo ora sul 2-0 per la compagine umbra di casa, compagine che avrebbe dovuto scrivere una pagina nel mondo del reality nel corso di questa stagione, poi non se n'è fatto più nulla, una sorta di esperienza tipo Cervia di Ciccio Graziani, ma ripeto, poi questo esperimento non si è più fatto proprio pochi giorni prima dell'inizio del campionato. Per ora il Città di Castello è avanti 2-0 sul Muravera, confermiamo che lo Sporting Trestina è avanti 2-1 sul Lanusei, mentre 0-0 tra Sansepolcro e Nuorese, le tre partite iniziate alle 14.30. Stanno per iniziare i secondi tempi in Serie A.
evidentemente anche nel campionato di Serie D. Sento già i rumori di fondo e quindi penso che siamo pronti per ripartire a Teramo con Ania Cantagalli e con San Nicolò Matelica. Ania, 3 minuti. Sì, terzo minuto della ripresa, qui è già cominciato il secondo tempo al Bonolis, con il Matelica sempre avanti per 1-0, con il gol del segno nel primo tempo da Vera. Non ci sono state sostituzioni nelle due squadre. Fino a questo momento si scalda tutta la panchina del San Nicolò, si scaldano anche diversi elementi, sponda Matelica, ma fino a questo momento non ci sono stati cambi di sorta né per l'una né per l'altra squadra. Il San Nicolò sta provando a venire subito in avanti per cercare la via del pareggio, ma il Matelica sta almeno in questa fase trovare pronto con due recuperi già in fase di costruzione proprio della formazione del San Nicolò. Vuoi una pagina di cronaca rosa, Andrea? Sì, certo. Perché ti segnalo la presenza in tribuna di Luca Lulli, che ieri ha giocato con Luca Lulli. Ah, bene, bene. Perché ieri ha giocato con la San Benedetto e la San Benedetto ha vinto contro il Fano. Tra l'altro, a quanto ci risulta, che è accompagnato quindi qui dalla sua fidanzata, proprio la ragazza di Lulli è l'ex di Giordano Napolà. Ah, benissimo, quindi hai disegnato un triangolo. Intanto c'è il gol del vantaggio dell'Aquila, quindi tra poco andremo da Daniela Rosone per il vantaggio della squadra aquilana. Hai disegnato un triangolo, Ania. Esatto, si consuma anche una pagina di cronaca rosa qui al Bonolis, mentre il San Nicolò attacca proprio con il Napolano, che prova a mettere in movimento Testi, fermato però proprio sul più bello in aria dal capitano del Matelica Caccioli. Ok, allora un attimo, Ania, torniamo da te tra poco perché dobbiamo prendere l'aggiornamento da Rieti. Daniela Rosone. Ah, Daniela. Sì, eccoci, è cambiato il risultato qui al Mario Scopigno di Rieti. Nel primo minuto del secondo tempo l'Aquila si è portata in vantaggio, una bellissima azione corale con Minicleri di Stevicius, verticalizzazione sulla destra, è stato bravissimo l'attaccante rosso-blu Massimo Ganci, che con un destro basso ha trafitto Matteo Cucic, l'estremo difensore del Rieti. Quindi risultato qui al Mario Scopigno, Rieti 0, l'Aquila 1. Subito benissimo. Dopo i primi minuti di gioco, Andrea. Benissimo, a dopo Daniela. Dunque Massimo Ganci porta in vantaggio l'Aquila a Rieti. Benissimo così, allora possiamo riprendere la cronaca a Teramo per San Nicolò Matelica. Eravamo rimasti al triangolo, forse eravamo andati un po' oltre, Ania. Ah, ok, stiamo riapprontando il collegamento con Teramo per la partita tra San Nicolò e Matelica. Dunque Massimo Ganci ha portato in vantaggio l'Aquila, questa è sicuramente una buona notizia. L'Aquila che aveva trovato a Foligno la prima vittoria in campionato, soffrendo nei minuti finali, ribaltando il risultato, ora c'era questa seconda trasferta consecutiva. Per ora le cose vanno bene per la compagine di Massimo Morgia. Torniamo dunque a Teramo, un minuto, Ania, per chiudere il collegamento. Sesto minuto qui al Bonolis, sempre Matelica avanti nel punteggio, del risultato 1-0 per la squadra di Clementi, con San Nicolò invece che sta provando a forzare i tempi per trovare la via del pareggio e dell'eventuale vittoria per la squadra di Epifani. Matelica che in questa fase si sta soprattutto difendendo, ma il San Nicolò non ha creato, almeno fino a questo momento, grosse palle gol. Però c'è il Matelica che prova a venire in avanti con Pera, che prova a servire a sua volta Frincone in aria. C'è però l'intervento di De Santis, che sbroglia la situazione per la formazione di Epifani e butta il pallone in fallo laterale, rimessa proprio per il San Nicolò. Si incaricherà della stessa Mozzoni, che rimette in gioco il pallone per il numero 8, Cristian Stivaletta, in ombra fino a questo momento, che lascia a testa il dialogo tra i due giocatori del San Nicolò. Stivaletta si lamenta per un fallo non realizzato però dal direttore di gara, e ancora il San Nicolò in possesso del pallone con Petronio. Siamo nella metà campo del Matelica. Mazzetti, che ha qui il capitano del San Nicolò, ha lasciato il pallone, il cross in mezzo per Testi, anticipato per una volta dal capitano del Matelica Caccioli, che poi riesce a rimettere in movimento in avanti Pera, fermato però bene dal duo dei difensori centrali del Matelica. Palla indietro da Recchiusi, linea a te, Andrea. Siamo all'ottavo minuto, sempre Matelica avanti 1-0 qui al Bonolis.
Bene, bene, dunque San Nicolò Materica 0-1, possiamo andare tra pochissimo, appena sarà possibile, allo stadio dei Marsi di Avezzano. Vi ricordo che abbiamo poco fa preso l'aggiornamento da Rieti, l'Aquila in vantaggio 1-0 con gol segnato da Massimo Ganci. Abbiamo visto anche un altro aggiornamento nel derby romagnolo, San Maurese in doppio vantaggio sul Romagna Centro, 2-0 il parziale. Paolo Lenzetti, 3 minuti. Grazie Andrea, prendiamo la linea qui dal De Marsi di Avezzano, dove il secondo tempo è iniziato da 6 minuti, sempre 0-0 tra la squadra di casa allenata da Pino Tortora ed il Città di Foligno di mister Guazzolini. Secondo tempo che è ripreso con gli stessi 22 della prima frazione di gioco, non ci sono state sostituzioni, dunque in campo le stesse formazioni del primo tempo, e ripresa che è ricominciata con l'Avezzano in avanti, anche se fino a questo momento non ci sono state occasioni di particolare pericolosità per la squadra del presidente Paris. Primo tempo tutto di marca marsicana, il Città di Foligno non ha mai concluso nello specchio della porta, difesa da Lewandowski. Per l'Avezzano almeno 3-4 ghiotte occasioni, tra cui un palo pieno colpito da Persi al secondo minuto del primo tempo nella prima frazione di gioco, ma risultato che resta ancora inchiodato sullo 0-0. Prima ammonizione proprio in questo istante, dopo 50 minuti di gara, il numero 4 della formazione ospite, Giambi, che viene ammonito per un'azione fallosa, per un fallo commesso ai danni di un avversario del primo giocatore, che finisce sul taccuino dell'arbitro, che ricordiamo il signor Marco Ricci della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Pierluigi De Chirico e Sergio Binetti di Barletta. Battuta la punizione dalla formazione di casa, l'Avezzano in avanti, non filtra però il pallone del numero 7 Ettore Padovani, può ripartire il Foligno in avanti, lancio troppo lungo dalla parte opposta per Gabriele Fondi, con l'uscita senza problemi del portiere Lewandowski, che ha già rimesso il pallone in gioco per capitano Sassarini, osserva lo schieramento dei compagni, poi serve sulla sinistra di 5, avanza il terzino della formazione marsicana, il lancio però sbagliato, lancio che intendeva servire Aquino, può ripartire in avanti la squadra ospite. Siamo giunti all'ottavo minuto nel corso della ripresa allo stadio dei Marsi di Avezzano, Avezzano 0, Città di Foligno 0. A te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Dunque le reti della San Maurese, che prima vi abbiamo segnalato, sono di Santoni e Pesaresi. San Maurese Romagna Centro 2-0 il parziale. Vi avevamo parlato della partita non ancora iniziata tra Castelfidardo e Recanatese. In realtà ci giunge notizia che da poco c'è stato il fischio d'inizio su un campo chiaramente che non è in condizioni ottimali, ma comunque il direttore di gara, dopo aver atteso un tempo di gioco circa 45 minuti, ha dato il via alla partita. Vedremo insomma se sarà portata a termine. A questo punto siamo curiosi, visto che il maltempo si sta spostando verso sud, di sapere come vanno le cose allo stadio Pavone. Roberta Di Sante. Non vanno tanto bene Andrea, perché qui praticamente siamo sotto nel bel mezzo di una sfera, appunto non, la partita per è ancora ripresa, perché durante l'intervallo si è scatenata una violentissima grandinata che praticamente ha costretto lo stadio, ho dato anche alcune foto, non so se siete in grado di farle rivedere adesso, ma praticamente lo stadio somiglia ad una piscina e difficilmente a mio avviso sarà possibile riprendere questa partita. Quindi le due squadre non sono tornate in campo per la ripresa? Per il momento non sono ancora tornate in campo, da regolamento dovrebbero essere 45 minuti che l'arbitro di regola dovrebbe attendere, però appunto sta grandinando adesso leggermente meno rispetto a qualche minuto fa lo stadio praticamente veramente somiglia ad una, sempre più ad una piscina, quindi non so effettivamente se sarà possibile riprenderla o meno questa partita, almeno che bisognerebbe comunque in ogni caso testare, in questo momento non è possibile giocare.
Ho capito, ho capito. Comunque, se puoi, Roberta, mandaci qualche altro materiale o di foto o di video per avere ulteriore contezza di quanto sta avvenendo a Pineto, anche se la foto che abbiamo mandato in precedenza era piuttosto esplicativa di quanto si stava per scatenare sullo stadio Pavone di Pineto. Per ora grazie Roberta, ci riaggiorneremo con te più tardi. Intanto proseguiamo il nostro giro dai campi, tra poco andremo allo stadio Aragona di Vasto, che a questo punto è a rischio per i prossimi minuti, perché se questa perturbazione dovesse scendere come sembra, un po' più a sud, e il prossimo campo è quello sulla costa, è quello di Vasto, no? Dove il primo tempo si è concluso sull'1-1, primo tempo tra Vastese e Monticelli. Chiaramente in questo caso la ripresa è iniziata, ma vediamo insomma se ci saranno problemi dal punto di vista meteo anche all'Aragona di qui ai prossimi minuti. Un paio di minuti per Federico Cosenza, Vastese Monticelli. Sì, il risultato qui è ancora sull'1-1 in questa ripresa, con la Vastese che ha l'uomo in più, in quanto il Monticelli ha perso un giocatore, è stato espulso Pier Antozzi al primo minuto del secondo tempo con il gioco che era fermo. Evidentemente sarà volata qualche parola grossa nei confronti dell'arbitro. In questo momento la Vastese deve provare a guantare i tre punti, è entrato anche Galizia che ha preso il posto di Manzo, e quindi Colavito sta provando il tutto per tutto per agguantare i tre punti. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Monticelli, fallo su Ian Ascoli da parte dell'altro numero 10 Fiori. Sul punto di battuta c'è Castellana che la gioca corta sull'out di sinistra per Iotti. Iotti ne ha due, prova a puntare due avversari, e Cosenza che ci mette una pezza e il pallone finisce in calcio d'angolo, quindi sarà calcio d'angolo in favore del Monticelli, quando il risultato qui all'Aragona è ancora sull'1-1 di una partita sostanzialmente equilibrata fino a questo momento. Vedremo se la Vastese avrà le idee, la forza e la voglia per andare a attaccare il Monticelli e per andare a guantare questi tre punti fondamentali, calcolando appunto che ha l'uomo in più. Adesso vediamo il corner sull'out di destra, arriva questo traversone al centro dell'area, mette fuori tutto Prisco e sarà nuovamente corner, quindi il risultato qui è ancora di 1-1. A voi la linea. Perfetto, perfetto. All'esterno dei nostri studi sentiamo la pioggia, sentiamo tuoni, quindi insomma situazione particolarmente complicata. In Serie A intanto c'è un calcio di rigore per il Sassuolo contro il Genoa, manca Berardi, allora sul dischetto va Matteo Politano che si prende questa bella responsabilità. Politano contro Perin, tiro e rete, e dunque Sassuolo in vantaggio proprio con Matteo Politano, anche lui con il piede sinistro, come Berardi non perdona dagli 11 metri. Sassuolo Genoa 1-0. Ecco qui l'aggiornamento anche in sovrimpressione. Torniamo da Agna Cantagalli per tre minuti a Teramo, San Nicolò Materica. Sì Andrea, siamo al 16° del secondo tempo, sempre con il Materica avanti 1-0 qui al Bonolis. Doppio cambio per Epifani, un cambio che avevamo annunciato nel primo tempo quando vi avevamo raccontato che già De Cerchio sul finire della prima frazione era andato a scaldarsi. De Cerchio ha preso il posto di Andrea Tessi, l'attaccante del Pescara, è uscito anche Stivaletta che è entrato Moretti, praticamente non cambia niente nel modulo di Epifani. Moretti però va a fare il Tessi, la punta centrale occupata appunto nel primo tempo dall'attaccante arrivato dal Pescara, mentre De Cerchio va ad affiancare Petronio, un primo tempo opaco anche per il capitano biancazzurro, che però adesso sembra essere tornato in palla, così come il San Nicolò fino a pochi minuti fa.
stava premendo per trovare la via del pareggio, però manca sempre qualcosa negli ultimi 11 metri nella formazione di Epifanio, almeno fino a questo momento è mancato qualcosina proprio in fase di concretizzazione sottoposta. Sta allargando molto il gioco la squadra di Epifani, soprattutto sulla destra con le incursioni di Massetti, però fino a questo momento non ci sono state occasioni particolari appunto per la squadra bianca-azzurra. Adesso c'è un calcio di punizione quasi dal limite dell'area per il Matelica, sulla palla ci sono vicini sia Vittorio Esposito sia il numero 4 ospite Lunardini, molto probabilmente andrà Vittorio Esposito, è un'occasione molto da tenere. Tanto scusami, c'è il raddoppio del San Marino sul Chieti, ha segnato Caprioni al decimo della ripresa, San Marino 2 Chieti 0, vai Ania. Ancora, si attende ancora il fischio del direttore di gara per battere questo calcio di punizione, il direttore di gara sta sistemando la barriera, va Vittorio Esposito, piazza il pallone nella rete del Matelica per il raddoppio degli ospiti in casa del San Nicolò, un tiro al giro preciso di Esposito si è infilato sotto il set, praticamente fermo, recchiuti, che non è riuscito neanche a muoversi, ipnotizzato dal pallone disegnato da Vittorio Esposito, appunto per il raddoppio del Matelica qui al Bonone. Le cose fanno davvero davvero difficili per il San Nicolò, che deve rimontare due reti alla squadra ospite, alla formazione di Clementi, che si appresta anche al primo cambio con l'ingresso in campo di Perfetti, vedremo tra poco al posto di chi, a te Andrea. Grazie, grazie a te Ania. Avete visto l'aggiornamento che vi stavo per dare, il Chieti ha accorciato le distanze. Allora, al decimo della ripresa Caprioni aveva raddoppiato per il San Marino, ma un minuto dopo, cioè all'undicesimo, Zetti ha accorciato, ha dimezzato il distacco. Dunque si riapre immediatamente la gara all'Olimpico di Serravalle, San Marino 2, Chieti 1. Abbiamo visto altri aggiornamenti, allora andiamo con tutte le schermate prima di sentire Daniela Rosone da Rieti. Vediamo la Serie A perché sono arrivati gol anche in Serie A e poi vediamo i due gironi di Serie D. Cagliari-Atalanta 2-0, ha raddoppiato Sau per la squadra di Rastelli. Crotone-Palermo sempre 1-0, gol di Trotta nel primo tempo, e poi vi abbiamo segnalato il rigore di Politano per il vantaggio del Sassuolo sul Genoa, e poi Torino-Empoli che ancora senza gol allo stadio olimpico di Torino. Serie D, girone F, Alfonsine Vispesaro 0-0, Castelfidardo Recanatese, la gara che è iniziata da pochissimo su un terreno al limite della praticabilità. Civitanovese Fermana 1-2, Petrucci ha riportato avanti la Fermana dopo il botta e risposta a Molinari Wade nel primo tempo, Molinari che aveva fallito anche un calcio di rigore. Allunga il campo basso a Iesi dopo la doppietta di Fioretti, nella ripresa terzo gol di Grazioso. Pineto Agnonese 1-0, ma la gara al momento è sospesa perché nel corso dell'intervallo si è scatenato un putiferio, un temporale che ha inzuppato il manto erboso dello stadio Pavone. San Nicolò Matelica ora è 0-2 perché abbiamo ascoltato dalla voce di Ania Cantagalli il raddoppio del Matelica firmato da Vittorio Esposito. San Maurese Romagna Centro 2-0, le reti segnate da Pesaresi e da Santoni. San Marino Chieti 2-1, Olcese Caprioni e Zeti, e Bassese Monticelli 1-1 con le reti di Prisco e di Donatangelo nel corso del primo tempo. Monticelli che però è in 10 uomini perché c'è stata una espulsione di Pierantozzi nel corso dell'inizio della ripresa. Vediamo il girone G, eccolo qua, Città di Castello Muravera 2-0, quasi risultato finale. Lanusei Sporting Trestina 1-2, Sansepolcro Onorese 0-0, Arzachena Latte Dolce Sassari, ora siamo sul 2-1 per l'Arzachena che è di nuovo avanti. Avezzano Foligno 0-0, Flaminia Albalonga 2-1, Ostiamare Monterosi 2-0, Rieti L'Aquila 0-1, Torres Sant'Edoro 1-1. Andiamo per un paio di minuti da Daniela Rosone a Rieti.
Sì Andrea, 19 minuti di questo secondo tempo, ci sono state diverse occasioni, in questo momento il gioco è fermo per Pietrantonio dell'Aquila Calcio, fermo, è soccorso dai sanitari rossoblu, dal medico rossoblu, dal fisioterapista Daniele Stranieri, quindi vi dico insomma quello che è successo in questo periodo non collegato, un episodio sicuramente sfavorevole per l'Aquila che è in 10 Andrea, l'Aquila sta giocando in 10 dall'undicesimo del secondo tempo perché Alfonso Pepe ha rimediato la doppia ammonizione, era stato già ammonito al 26esimo del primo tempo, all'undicesimo del secondo tempo un fallaccio sul scotto che stava andando dritto in porta dopo un'ingenuità di Pupeschi a centrocampo e quindi il direttore di gara, il signor Cascone di Nociara Inferiore, ha dato il secondo cartellino per Alfonso Pepe, quindi l'Aquila sta giocando dall'undicesimo del secondo tempo in 10. Mister Morgia ha quindi operato il primo cambio, ha inserito un difensore, Emanuele Sembroni a posto di Nicola Russo. Ci sono stati due cambi anche tra le fila del Rieti, Valeri a posto di Trillò e Tirelli a posto di Nicola Cosentini, l'ex di questa partita. Peraltro Andrea non c'è nulla da segnalare fin qui. Perfetto, perfetto, grazie a Daniela Rosone. Prima di andare da Paolo Renzetti, vediamo un po' come vanno le cose a Pineto, perché è arrivato del materiale attraverso Roberta Di Sante. Guardate qui il nubifragio che si è scatenato proprio sul pavone di Pineto, ma in realtà un po' su tutta la costa. Noi continuiamo a sentire all'esterno dei nostri studi tuoni, tanti tuoni piuttosto fragorosi, sentiamo anche lo scroscio della pioggia e qui vediamo un po' gli spettatori del pavone che cercano riparo stringendosi proprio al di sotto della tribuna dove la copertura garantisce che non arrivi della pioggia. Difficile ipotizzare che si possa tornare a giocare, l'auspicio per il Pineto è che questo possa avvenire perché la squadra è in vantaggio 1-0, ma se così non dovesse essere si dovrà ripartire da zero. Qui ancora altre immagini da Pineto, intanto c'è un gol del San Nicolò, quindi appena possibile colleghiamoci con Ania Cantagalli perché San Nicolò ha accorciato le distanze. Intanto in Serie A raddoppio del Sassuolo con un colpo di testa di De Frel, Sassuolo 2 Genoa 0, ma insomma queste immagini parlano piuttosto chiaro di quella che la situazione è piuttosto complicata a Pineto. Vedremo insomma se nel corso dei prossimi minuti il direttore di gara comunque, se dovesse constatare il miglioramento delle condizioni del campo, farà riprendere il gioco, altrimenti la gara sarà sospesa definitivamente e nel caso dovrà essere recuperata dal primo minuto, annullandosi il vantaggio della squadra di Ammazzarosso. A Teramo per questo aggiornamento con Ania Cantagalli. Sì Andrea, ha accorciato le distanze il San Nicolò 2-1 adesso per il Matelica per effetto del gol messo, anzi dell'autorete messa a segna da Caccioli, il capitano del Matelica, su un monospunto di Traini, è entrato al 23esimo al posto di Chiacchiarelli, ha fatto tutto l'attaccante, poi ha messo in mezzo dove però c'è stato un tocco decisivo appunto del capitano del Matelica che ha indirizzato il pallone verso la propria porta per il gol del San Nicolò, che quindi prova a rientrare in partita dopo le reti messe a segno nel primo tempo da Pera. E poi abbiamo detto Ania, il Matelica ha vinto due partite ribaltando 1-0-2, stavolta era il Matelica avanti 2-0, chissà che non possa subire stavolta una rimonta la squadra di Clementi. Esatto, chissà, prove tecniche di rimonta ci sono, adesso vediamo se San Nicolò proverà effettivamente, riuscirà effettivamente a portarle in porto. Tifani che ha praticamente esaurito già tutti i cambi con gli ingressi di De Cerchio, Moretti appunto di Traini, mentre per il Matelica è uscito Borgese, è entrato al 19esimo Perfetti. Attenzione adesso per questa incursione di Moretti, però ci mette una pezza Di Maio che butta il pallone in alto. Allora scusami Ania, c'è un aggiornamento non positivo a Vasto, allora appena possibile colleghiamoci con Federico Cosenza perché il Monticelli è in vantaggio, stavi dicendo? C'è stata un'incursione di Moretti fermata però dal difensore Di Maio del Matelica, con un fallo poi raccontato dal direttore di gara, quindi si
parte con un calcio di punizione battuto dall'estremo difensore del Matenica, Marcantonini. Bonetti, che subito dopo il gol da calcio di punizione messo a segno da Esposito, ha avuto una buona occasione in rovesciata, okay, però poi il pallone è finito alto sulla traversa. A te. Oh. Grazie, grazie Ania. Intanto Roberta Di Sante ci segnala che le squadre stanno rientrando in campo a Pineto, ma c'è questo aggiornamento che non ci voleva l'Aragona. Federico Cosenza. Sì, è successo quello che non si aspettava nessuno. La Vattesi è andata sotto contro il Monticelli nonostante la superiorità numerica. Iotti, lanciato in area di rigore, è stato steso da Russo, che ha preso il giallo. Per l'arbitro Jacopo Pascarello di Lecce non ci sono stati dubbi e ha segnato il rigore alla formazione ospite. Sul dischetto è andato lo stesso Iotti, che ha segnato il 2-1 per la formazione marchigiana. Dunque un risultato inaspettato qui all'Aragona, con una Vattese che non è riuscita a sfruttare fino a questo momento l'uomo in più. Adesso si gettano in avanti i biancorossi, lo fanno con Fiore, che prova a difendere il pallone, lo scarico, allora, per Maniti, che fa partire questo aggiornamento. Scusami Federico, c'è l'Avezzano in vantaggio, appena è pronto Paolo Lorenzetti, andiamo con lui. C'è Paolo? Andrea, ci sono, è cambiato il risultato qui alla Dei Marsi di Avezzano, la squadra di casa in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato al 25esimo da Lopinto, conclusione di Balzo per il giocatore in maglia a bianco-verde, casacca numero 11 per Lopinto, pallone all'angolino, è passato sotto di veste gambe, nulla da fare per l'estremo della formazione umbra Valerio Piccheri, e dunque Avezzano in vantaggio per 1-0, gol importante per la squadra allenata da Pino Tortora, anche perché Andrea ad inizio di ripresa l'Avezzano aveva rischiato in almeno due occasioni di andare sotto. È stato centrato. Ok, allora Paolo, facciamo una cosa, andiamo a chiudere il collegamento con Vasto, tu resta in attesa perché poi andiamo con te per due minuti abbondanti perché ci devi raccontare tutto il resto. Federico Cosenza da Vasto. Sì, il risultato dicevamo è ancora sul 2-1 in favore del Monticelli, con la Vitto in questo momento sta tentando il tutto per tutto, fuori il numero 9 Prisco ed entra il numero 20 Marinelli, quindi una punta per una punta, vediamo se riuscirà a dare una scossa l'attaccante ex San Salvo alla Vattese, una Vattese che non è riuscita fino a questo momento a sfruttare il vantaggio numerico, e il Monticelli è stato molto cinico, bravo a rimanere in partita e a punire la formazione di Colavitto. Riprende proprio in questo istante il gioco con la rimessa laterale con le mani sull'out di sinistra, il pallone non controllato dai giocatori in maglia bianca azzurra, e poi c'è Campanella che passa in avanti a cercare il neoentrato Marinelli, che non riesce a controllare, fa sportellate, e poi c'è questo rinvio in avanti controllato adesso dal difensore centrale della Vattese Allocca. Insomma, una Vattese con le idee un po' confuse che si sta gettando in avanti alla ricerca di un pareggio importantissimo in una partita che si è complicata da sola la squadra biancorossa. Quindi ribadisco il risultato 2-1 per il Monticelli, la linea a voi studio. Grazie, grazie Federico. Allora andiamo da Paolo Renzetti, nel frattempo approntiamo anche il collegamento con Pineto per sapere se riprenderà la partita. Due minuti abbondanti per te Paolo. Sì, grazie Andrea, siamo giunti al 26esimo nel corso del secondo tempo e come detto nel precedente collegamento l'Avezzano è passato in vantaggio un minuto e mezzo fa, la rete importante in un momento difficile per l'Avezzano segnata da Lopinto, conclusione di controbalzo dopo un batti e ribatti in area di rigore del Poligno, il pallone è terminato sui piedi del giocatore in maglia bianco-verde, casacca numero 11 per Lopinto, che ha messo il pallone alle spalle all'angolino della porta difesa da Valerio Piccheri, facendo esplodere l'entusiasmo dei tifosi di casa. Dicevo prima Andrea che Avezzano aveva iniziato piuttosto male il secondo tempo, rischiando di andare sotto dopo aver dominato letteralmente il primo tempo. Infatti all'undicesimo minuto c'era stata una occasionissima per la formazione ospite con una traversa clamorosa colpita da Luca Urbanelli per il Foligno a porta vuota, pallone che poi è tornato in campo ed è stato allontanato dai difensori dell'Avezzano, e poi al quattordicesimo c'è stato un salvataggio da parte dei difensori dell'Avezzano su Mercai, che stava concludendo a rete, e poi ancora attacchi della formazione ospite prima del break avezzanese con il gol di Lopinto, che permette alla formazione di casa di condurre per 1-0
sul Foligno. Quando siamo giunti al 29esimo minuto nel corso della ripresa, si annunciano 16 minuti più recupero al termine di questa gara davvero palpitanti, con la squadra ospite che andrà sicuramente alla ricerca del pareggio. Ricordiamo Foligno ancora a 0 punti, Avezzano in caso di vittoria invece a punteggio pieno in testa alla classifica. Mezz'ora esatta allo Stadio dei Marti, ricordo il parziale, Avezzano 1, Città di Foligno 0, a te la linea. Grazie, grazie. L'Avezzano deve far leva su un aspetto che caratterizza per il momento la squadra di Tortora, cioè la forza della difesa, la forza della fase difensiva. Finora l'Avezzano non ha preso gol in campionato e se dovesse accadere anche oggi sarà ancora primato a punteggio pieno per la compagine marsicana. Intanto c'è una ghiotta opportunità a Cagliari per il Cagliari, c'è un palo colpito dalla squadra di Rastelli, ma come vanno le cose a Pineto? Roberta, si tornerà a giocare o si è già ripreso a giocare o cosa? No, le squadre, Andrea, sono in campo, quindi sono rientrate in campo, però siamo ancora a gioco fermo e attualmente l'arbitro invece è rientrato negli spogliatoi, cioè dopo essere sceso qualche istante fa sul terreno di gioco insieme con i due capitani di Lollo e Stacchiotti per appunto con il pallone se passasse o meno, sembrava che volesse, l'intenzione dell'arbitro sembrava quella di riprendere il gioco, tanto che appunto le squadre adesso sono tornate in campo e si stanno riscaldando, però il direttore di gara adesso è rientrato negli spogliatoi decidendo sul da farsi. Nel frattempo ci sono alcuni giocatori del Pineto e alcuni membri dello staff tecnico che si stanno dando proprio materialmente da fare con degli spazzoloni per togliere un po' d'acqua dal terreno di gioco. Alcuni interventi appunto dello stadio stanno anche bucando proprio materialmente il campo per cercare di togliere appunto un po' dell'acqua che violentemente si è accalcata insomma sul terreno di gioco nel corso di questo violentissimo nubifragio. L'arbitro attualmente è ancora negli spogliatoi, quindi siamo in attesa, anche se secondo me potrebbe a questo punto riprendere il gioco, si dovrebbe tornare a giocare. Quindi insomma tu ritieni che ci siano buone speranze perché si possa tornare in campo, Roberta? Sulla parte centrale del terreno di gioco, tutto sommato la situazione sembra essere migliorata. Sugli esterni invece ci sono ancora delle zone in cui c'è parecchia acqua, però si stanno dando da fare per cercando di pulirle in qualche maniera alla bella e meglio, e visto che comunque le squadre si stanno riscaldando, credo che la decisione possa essere quella della ripresa delle ostilità. Ripeto, va bene. Va bene, grazie Roberta. Terzo gol del Cagliari, abbiamo visto, a punizione di Borriello, dunque 3-0 del Cagliari sull'Atalanta, dominio della squadra di Rastelli. In Lega Pro è finita la partita tra Modena e Reggiana, è finita con la vittoria della Reggiana per 2-1, si è tutto risolto a cavallo tra i due tempi, vantaggio del Modena con Ravasi alla fine del primo tempo, ma inizio ripresa, botta, o meglio, più che botta e risposta, un 1-2, quello della Reggiana con Giron e con Guidone, quindi la Reggiana porta a casa il derby della Via Emilia al Braglia di Modena. Ricominciamo con il giro dai campi. Chi c'è? C'è Vasto, Vastese Monticelli, allora un paio di minuti per Federico Cosenza. Siamo intorno al 32esimo della ripresa con il risultato che è ancora 2-1 in favore del Monticelli. La Vastese sta prodigando il massimo sforzo per cercare di agguantare il pari, ha avuto due chiare occasioni da gol con la palla che prima ha impattato sulla traversa, poi sulla respinta. Ci hanno provato i giocatori biancorossi a metterla dentro ma non ci sono riusciti, il pallone è uscito fuori, calcio d'angolo e colpo di testa di Cosenza con una presa facile del portiere Alessandrini.
insomma la Vastese sta tentando il tutto per tutto con il Monticelli che ovviamente sta gestendo il risultato facendo innervosire anche un po' il pubblico di casa. Si riparte adesso con Campanella e Russo che rinvia in avanti a cercare la punta biancorossa Marinelli che non può arrivare su questo pallone. Il numero 2 Canali spazza in avanti. La Vastese adesso proverà in tutti i modi a guantare il pari, c'è una rimessa laterale battuta dal numero 3 ma l'arbitro ferma il gioco perché c'è un cambio, sta per entrare il numero 17 Colitto e uscire il numero 11 Felici, quindi il gioco è fermo. In questi minuti finali mister Colavito si gioca il terzo cambio per una Vastese tutta a trazione anteriore, ricordiamo il risultato ancora 2-1, linea poi studio. Va bene, grazie a Federico Cosenza, intanto c'è il pareggio del Palermo a Pescara contro il Crotone, ha impattato Nestorowski, e se vogliamo questo è un risultato che va bene al Pescara, penso che per la squadra di Oddo il risultato migliore da augurarsi in questo confronto diretto sia proprio il segno X, così che nessuna delle due squadre può portare a casa la prima vittoria stagionale. Allora, possiamo ripartire con il giro dai campi, appena è pronta Agna Cantagalli possiamo andare a Teramo per vedere se c'è questo tentativo di rimonta che si concretizza del San Nicolò di Epifani. Agna. Sì Andrea, siamo al 39esimo quasi della ripresa, sempre avanti in Matelica 2-1 qui al Bonolis San Nicolò, perché però è andato di nuovo vicino al gol al 33esimo con Moretti servito dalla sinistra da Napolano, Moretti a tu per tu quasi con Marcantonio, è stato dai due che non è riuscito a indirizzare il pallone verso la posta, adesso c'è un tiro al volo di Traini che però finisce altissimo, davvero alto sulla segna. Quindi un'altra buona occasione per il San Nicolò, mentre da qualche minuto c'è Negro per il Matelica in attesa di entrare sul terreno di gioco. Lo fa adesso, esce il numero 11 di Pinto per la formazione ospite. Entra appunto Negro, prova a coprirsi Clemente in questi ultimi minuti per difendere il 2-1. Partita che si è accesa nella ripresa anche dal punto di vista dei cartellini, perché all'ultimo tempo non sono registrate ammonizioni, mentre nella ripresa sono stati ammoniti Bisegna, Napolano e De Cerchio per il San Nicolò. Di Maio invece è il difensore del Matelica, finito sul taccuino dei cattivi. Adesso c'è Marcantonini che si occupa di rimettere in gioco il pallone. Siamo al 40esimo, 5 minuti al termine qui a San Nicolò. Più recupero sarebbe, se così dovesse finire, la prima sconfitta stagionale per i biancazzurri, la terza vittoria consecutiva per il Matelica in altrettante gare di campionato. Petronio rimette in movimento il pallone sulla linea di centrocampo, la lascia a De Santis che serve sulla sinistra per Mossoni che se ne va a due giocatori, poi però viene fermato, l'ha provato a fare tutto da solo Mossoni sbagliando, doveva passare il pallone. Adesso c'è la ripartenza di Giorgio Galli, entrato nel Matelica. Galli, uno l'ex di giornata, proprio ex San Nicolò, nella stagione 2011-2012 ha vestito la maglia dei biancazzurri. Adesso De Cerchio prova a sbagliare una situazione fatta più complicata in ripartenza per il San Nicolò, il pallone finisce in fallo laterale con la rimessa ancora però per il Matelica. 41esimo qui al Bonolis, San Nicolò dovrebbe provare a sveltire i tempi per cercare perlomeno la via del pareggio, ancora De Cerchio che mette il pallone in fallo laterale, ancora una rimessa per il Matelica che rimane quindi nella metà campo del San Nicolò, pallone rimesso in gioco da Dano, è servito a Vittorio Esposito che tiene palla, non attacca, temporeggia Esposito, poi prova ad indurre al fallo De Cerchio, così è calcio di punizione per il Matelica dalla destra dell'area di rigore, quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo, quindi altro tempo guadagnato per il Matelica, tempo prezioso per la squadra ospite, tempo invece che se ne va per il San Nicolò, sempre 2-1 qui al Bonolis, sarà proprio Vittorio Esposito a ricaricarsi della battuta. A te Andrea.
Bene, bene, grazie Agna, ormai siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la gara del Bonolis tra San Nicolò e Matelica, una rimonta che al momento non si concretizza. Intanto a proposito di maltempo, guardate qui, una tromba d'aria proprio a largo di Monte Silvano, qui siamo a Monte Silvano e praticamente... Insomma, incute un po' di timore, in parte possiamo dire che è un'immagine suggestiva, ma incute anche tanto timore proprio a largo della costa di Monte Silvano, giusto insomma per far capire l'entità di quanto sta accadendo a livello di maltempo. Andiamo a Rieti, dove penso che le cose non siano così, così messe male a livello di pioggia. Daniela, penso che lì non sia caduta pioggia finora. Non sta piovendo adesso. Ora sta piovendo. Non sta piovendo a Rieti. Ah, non sta piovendo, bene, no, bene. Non sta bene. Piovendo, è arrivata la pioggia sulla Guida Calcio, perché al 33esimo ha pareggiato il Rieti, un gran gol di Marcheggiani sul cross di Tiraferri. Salvetti ha dato l'illusione della parata, perché in realtà ha toccata, ma poi la palla si è stampata in rete, quindi al 33esimo c'è stato il gol del Rieti che ha ristabilito la parità. L'Aquila sicuramente paga cara l'espulsione di Alfonso Pepe, ci sono stati anche gli ultimi cambi operati dai due mister tra le file dell'Aquila Calcio, Bartoccini a posto di Mincleri. Nel Rieti invece è uscito Bianchi, è uscito Dieme, proprio Dieme protagonista qualche minuto fa, Andrea, di una bella azione, ha dato nuovamente brividi alla difesa aquilana, ma il suo tiro si è stampato alto sulla traversa, quindi il risultato qui dal Manlio Scopigno è di 1-1, manca pochissimo, mancano i minuti finali, poi vedremo quanto l'arbitro darà di recupero. Perfetto, perfetto. Grazie Daniela. Non ci voleva dunque il pareggio di Marcheggiani per il Rieti in questo finale di partita. Gol arrivato al 33esimo della ripresa, con l'Aquila ridotta in 10 per l'espulsione per doppio giallo di Pepe, che aveva saltato le prime due gare di campionato proprio per squalifica e rientrava oggi. Ebbene, è stato espulso e quindi salterà la prossima gara. Andiamo ad Avezzano, intanto vi dico che si è ripreso a giocare a Pineto, gara che porta dunque un enorme ritardo, poi al prossimo collegamento, cioè tra pochissimo Roberta ci aggiornerà appunto sul minutaggio e anche sulle condizioni del campo, con il gioco che però è ripreso. Paolo, quanto manca lì al De Marsi? Andrea, 3 minuti al termine più recupero. Ok, allora vai avanti per un altro minuto, dopodiché andiamo ad ascoltare Roberta Di Santi. Un minuto per te. Perfetto, prendiamo la linea, attenzione, c'è un tiro pericoloso, la formazione ospite con il numero 3, Pilleri, con il pallone deviato in calcio d'angolo dal portiere dell'Avezzano Lewandowski. Attenzione, la battuta dalla bandierina, colpo di testa e c'è il pareggio, ma c'è il fuorigioco, si alza la bandierina del secondo assistente, le proteste dei giocatori ospiti, dunque gol annullato. C'era stato il pareggio del Città di Foligno c'era sembrato Mercai in mischia, tra l'altro era terminato a terra, aveva subito anche probabilmente fallo il portiere dell'Avezzano Lewandowski, dunque gioco fermo, calcio di punizione per l'Avezzano, 43 minuti di gioco, resta il risultato di Avezzano 1, Foligno 0. A te Andrea. Benissimo, benissimo. Intanto a Civitanova siamo sul 2-3 tra Civitanovese e Fermana, con la Fermana che aveva allungato con Margarita su calcio di punizione, poi c'è stato il gol di Enou per la Civitanovese, dunque 2-3, e poi vediamo il 3-1 del San Marino sul Chieti, ma c'è anche il pareggio della Vastese, con un rigore di Galizia, dunque diamo la priorità a Vasto proprio per prendere l'aggiornamento, la dinamica anche che ha portato a questo calcio di rigore che ha visto dunque la Vastese approdare sul 2-2. Chiaramente diamo tempo alla regia di approntare questi collegamenti, mentre il terzo gol del San Marino sul Chieti porta la firma di Pierluigi Baldazzi al 41esimo della ripresa. Baldazzi che proprio la scorsa settimana aveva inferto un colpo alla Vastese nei minuti finali
per il gol del 4-4 della squadra del Titano. Questa volta chiude il discorso contro il Chieti. Allora c'è Roberta Di Sante, come vanno le cose lì a Pineto, Roberta? Ripreso a giocare da 6 minuti e mezzo, Andrea, dunque come vi avevamo anticipato la gara è ripresa questo secondo tempo dopo la grandinata e la bomba d'acqua che si sono scagliate sul Mariani Pavone nell'intervallo. Si riprende a giocare dopo 40 minuti di attesa, dunque portiamo diciamo 40 minuti di ritardo rispetto agli altri campi. Terreno di gioco adesso in condizioni un po' più accettabili rispetto a poco fa, durante l'attesa appunto alcuni giocatori si sono dati da fare anche per spazzare in qualche modo l'acqua che si era accumulata nelle zone del campo, soprattutto lungo le due fasce. Ora ovviamente il terreno di gioco è comunque ai limiti della praticabilità, stanno facendo abbastanza fatica su un terreno di gioco così pesante le due squadre, che ovviamente non potranno privilegiare giocate di fino, ma dovranno affidarsi un pochettino di più a lanci lunghi, insomma palla lunga e pedalare come si dice, Andrea, in questo caso, perché ovviamente le giocate di fino non sono favorite su un terreno così appunto ai limiti della praticabilità. Certo. Va bene Roberta, torniamo dopo da te, andiamo ora allo stadio Aragona di Vasto, Vastese Monticelli, Federico Cosenza. Il risultato è cambiato nuovamente qui all'Aragona, siamo sul 2-2 in una partita più che rocambolesca, infatti gli ospiti sono in 9 per la doppia, espulsione, l'ultima è quella di Canali che ha preso il secondo giallo, poi c'è stato un penalty per l'atterramento di Vito Marinelli in area di rigore, sul dischetto è andato Salvatore Sasà Galizia che ha siglato il 2-2, quindi 2-2 adesso nei minuti finali con la Vastese che sta producendo il massimo sforzo e con il Monticelli in 9 che sta provando a difendersi in maniera stoica dagli attacchi della Vastese che ora prova a sfondare per via centrale, lo fa con Galizia che va sulla destra, si appoggia all'indietro per Manisi, il pallone nel cerchio quasi di centrocampo per Di Pietro, ancora per Manisi, Manisi spinto dal pubblico di casa, cede il pallone a Galizia, Galizia prova a partire palla a piedi, semina un avversario, torna sui propri passi, si appoggia ancora all'indietro per Di Pietro, Di Pietro fa partire il traversone dalla tre quarti, il pallone, colpo di testa e c'è la parata di Alessandrini, sfuma questa occasione per la Vastese, risultato ancora di 2-2 e l'estremo difensore ospite che se la prende con grande calma nonostante il pubblico lo inviti al rinvio. E c'è il rinvio del numero 1 a cercare appunto un compagno di squadra, ma fa buona guardia la difesa biancorossa. Il pallone ancora nei piedi dei giocatori di mister Colavito che provano a manovrare. C'è un fallo assegnato adesso nel cerchio di centrocampo. Si riparte con Di Pietro. Di Pietro porta palla, la larga sulla destra per Manisi che scende sulla destra. Il terzino chiede l'aiuto e la collaborazione di Cosenza che non riesce a controllare. E sfuma questa occasione anche per la Vastese. Si okay. Ripartirà quindi con una rimessa dal fondo. Il risultato è 2-2 quando manca pochissimo per la fine di questa gara. A voi la linea. Allora, tante cose da segnalare ancora. A Castelfidardo, gara rinviata, data da destinarsi, Castelfidardo Recanatese. Mentre ad Alfonsine è successo di tutto nella ripresa, ora siamo 2-2 con la Vispesaro due volte in vantaggio, con Costantino prima e con Falomi poi, e la squadra però ravennate che pareggia sempre a stretto giro di posta, prima con Manuzzi e poi con Bertoni, quindi 2-2 tra Alfonsine e Vispesaro. Ecco qui l'aggiornamento. Civitanovese Fermana, vi abbiamo detto 2-3, Jesina Campobasso 1-3, Pineto Agnonese 1-0, ma si gioca da circa 10 minuti. San Nicolò Matelica 1-2, stiamo per andare da Agna Cantagalli per vedere se è finale. 3-0 della San Maurese sul Romagna Centro, San Marino 3, Chieti 1, Vastese Monticelli, abbiamo ascoltato 2-2. Allora, Teramo per la partita San Nicolò Matelica.
sì, finale Andrea, 2-1 vittoria del Materica, terza vittoria stagionale per la squadra di Clementi, ma il veleno è tutto nella coda perché, come è accaduto contro la Fermana, il San Nicolò ha protestato davvero tanto per un calcio di rigore non assegnato per un fallo su Moretti. Panchina tutta in piedi e Tifani al termine della gara a protestare a lungo con il direttore di gara Esposito di Aprilia, che però non ha ravvisato la massima punizione con tra le grandi veramente proteste dei biancazzurri. Episodio sicuramente da rivedere. Moretti che poi è stato anche ammonito per simulazione in piena area. Poi la partita è proseguita, ma praticamente non ci sono state altre occasioni. Ci aveva provato poco prima dalla distanza anche Napolano con un calcio di punizione che però è riuscito a parare senza problemi l'estremo del Matelica. Prima sconfitta stagionale quindi per il San Nicolò, terza vittoria per il Materica qui al Bonoles, 2-1 quindi per la formazione marchigiana. A te, ti restituisco la linea. Grazie Ania. Dunque sconfitta casalinga per il San Nicolò e il Matelica dunque resta da solo a punteggio pieno in testa alla classifica, soprattutto si crea già un primo divario con il San Nicolò. Allo stadio Maglio Scopigno è finita, Daniela? Sì Andrea, è finita 1-1 il finale, si sono scaldati un po' gli animi, non riusciamo ben a capire però qualche diverbio tra giocatori in campo, ci sono dirigenti che cercano di dividere gli atleti, sinceramente se me ne chiedi il motivo non ti so rispondere, si saranno detti qualcosa in campo, non lo capiamo, è entrato anche mister Morgia, il secondo Coppola, a cercare di calmare gli animi, noi stiamo per andare in sala stampa, 1-1 dicevamo, c'è stata un'occasione per parte con Dieme, il nuovo entrato del guardarpiedi che ha mandato alto sulla traversa, e poi anche l'Aquila di Stevicius sarà stato bravissimo a fare tutto da solo, poi ha passato a Torino Buonvissuto che si è fatto anticipare, quindi termina 1-1 con le squadre che adesso l'Aquila Calcio sotto la curva e sta applaudendo i ragazzi. Un punto importante Andrea, se vogliamo, per come si è messa, visto che l'Aquila dall'undicesimo del secondo tempo giocava in 10 per l'espulsione di Alfonso Pepe, quindi il finale qui dal Maglio Scopigno, Rieti 1, l'Aquila 1. Grazie, allora c'è il pareggio dell'Agnonese a Pineto, chiaramente chiudiamo definitivamente il collegamento da Rieti, prendiamo il finale da Avezzano e nel frattempo approntiamo anche il collegamento con Roberta Di Sante che ci racconterà il pareggio dell'Olimpia Agnonese. Paolo, è finita? È finita Andrea in questo istante dopo 6 minuti di recupero, Avezzano che batte il Foligno per 1-0 grazie al gol realizzato al 25esimo della ripresa da Lopinto, una vittoria importante per la formazione bianco-verde che dunque raggiunge e mantiene il primo posto, anzi mantiene il primo posto in classifica a punteggio pieno, 3 vittorie su 3 partite per la squadra allenata dal tecnico Pino Tortora. Avezzano che non ha subito reti nei primi 270 minuti di campionato, dunque il finale dal De Marzi, Avezzano 1, Città di Foligno 0, ricordo il gol vittoria di Lopinto al 25esimo del secondo tempo. È tutto da Avezzano, linea allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, anche per l'Avezzano il primato a punteggio pieno come per il Matelica. Roberta Di Sante per l'aggiornamento di Pineto Olimpia Agnonese, poi andiamo a Vasto per sapere del finale dell'Aragona. Roberta. Perché è cambiato nuovamente qui al Mariani Pavone, che ha pareggiato nei confronti 1-1 partiamo dopo 15 minuti di questa ripresa, subito l'Agnonese ovviamente ha ripreso forte questo secondo tempo nel tentativo di pareggiare, il pareggio che è arrivato al 13esimo sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Gragnoli ha ricevuto palla all'altezza del secondo palo e l'ha buttata dentro, pochi istanti prima c'era stata una gran bordata di Ricamato dalla distanza con un gran colpo di rene di Mazzocchetti che era stato bravissimo a deviare in corner, lo stesso Mazzocchetti però nulla ha potuto, un minuto più tardi appunto sul tapin vincente di Gragnoli all'altezza del secondo palo, dunque 1-1 al quarto d'ora qui a Pineto. Restituisco la linea a voi. Ok, grazie a Roberta
di Sante. Intanto arriva il quarto gol della Fermana a Civitanova, lunghissimo il recupero, 7 minuti di recupero dati al Polisportivo. La Fermana chiude il discorso, ancora in gol Petrucci, doppietta per lui. Intanto finale all'Olimpico di Serravalle, San Marino batte Chieti 3-1 e andiamo ora a Vasto per Vastese Monticelli per sapere da Federico Cosenza se la partita è finita. Federico. Sì, la partita è terminata dopo 5 minuti di recupero, un assedio bianco-rosso con la Vastese che ci ha provato fino alla fine nel cercare di portare a casa i 3 punti, ma non ce l'ha fatta. La gara è terminata 2-2, quindi dunque continua la pareggite della formazione di mister Colavitto, che agguanta un secondo pareggio, una partita che poteva andare diversamente se la Vastese fosse stata un attimino più attenta. Purtroppo così non è stata ed è finita 2-2. Dall'Aragona è tutto, a voi la linea. Grazie, grazie a Federico Cosenza, opportunità sprecata, lo possiamo dire tranquillamente, per la Vastese, sia perché insomma, la squadra di Colavitto è di una cifra tecnica superiore rispetto al Monticelli, sia per aver giocato in superiorità numerica, addirittura nel finale doppia superiorità numerica per la Vastese. Allora, andiamo a fare il giro delle schermate, poi andiamo nuovamente da Roberta Di Sante, vedremo anche alcuni servizi delle partite di ieri, in particolare del Pescara e del Teramo, e così cercheremo di accompagnarvi verso il finale di questa giornata di campionato, un finale che si protrae proprio perché la gara di Pineto è iniziata con un cospicuo ritardo nella ripresa dopo il nubifragio che si è abbattuto sul pavone alla fine del primo tempo. Allora, la Serie A non è finale a Pescara, si continua a giocare tra Crotone e Palermo, il risultato è di 1-1, anche perché nel primo tempo sono stati dati 6 minuti di recupero, quindi siamo un po' in ritardo per quanto riguarda la partita dell'Adriatico Cornacchia, reti di Trotta e di Nestorowski. Sono finali Cagliari-Atalanta 3-0 con le firme di Borriello, doppietta, e di Sau, poi ancora giocati in anticipo Lazio-Pescara 3-0, Napoli-Bologna 3-1, Sampdoria-Milan 0-1, Sassuolo-Genoa 2-0 con le reti di Politano sul rigore e di De Frel, Torino-Empoli 0-0 e giocata alle 12.30 Udinese-Chievo 1-2 con le reti di Zapata per l'Udinese, poi la rimonta Clivense con Castro e Cacciatore al 95esimo. Vediamo anche la classifica, che è momentanea, in attesa di 2 posticipi, in attesa che ci sia il finale di Crotone-Palermo. Dunque Napoli al momento da solo in testa alla classifica con 10 punti, Juventus 9, Roma, Lazio e Chievo 7 punti, in particolare complimenti al Chievo che ha iniziato molto molto bene questo campionato, Genoa, Sampdoria, Milan, Sassuolo, Udinese e Bologna 6 punti, Inter, Torino, Cagliari, Pescara ed Empoli 4 punti, Fiorentina e Atalanta 3, Palermo 2, Crotone 1 punto. Questo è il verdetto parziale per la classifica di Serie A. In corso a Pescara è scaduto il secondo minuto di recupero, era in corso il terzo ed in effetti arriva ora il fischio finale 1-1 a Pescara tra Crotone e Palermo, risultato che sicuramente può gratificare in qualche modo il Pescara, che comunque è una diretta rivale per la salvezza, diretta rivale di Crotone e Palermo. Diamo uno sguardo anche alla Lega Pro perché c'è il finale di Modena che già vi abbiamo segnalato, Modena 1, Reggiana 2, vediamo questo finale come si riflette sulla classifica tenendo presente che Reggiana e Sant'Arcangelo hanno una partita in meno, non solo loro, ma la Reggiana è una squadra che può puntare al vertice e con gli eventuali 3 punti di Reggiana Sant'Arcangelo potrebbe portarsi ad un solo punto dalla vetta, dove c'è ora il Venezia di Filippo Inzaghi, 11 punti dopo la vittoria di Ancona di ieri per 1-0, poi Pordenone e Gubbio 10, Gubbio è una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione, bene anche la San Benedettese 9 punti, poi Sant'Arcangelo, Parma e Bassano 8 punti, Reggiana, Lumezzane e Ferrarti Salò 7 punti, Albinole F6, Padova
sul Tirol, Mantova e Modena 5 punti, Fano 4, Maceratese 3, Teramo, Forlì e Ancona chiudono con 2 punti. Ora vediamo il girone F di Serie D, Alfonsine Vispesaro 2-2, reti di Costantino, Manuzzi, Falomi e Bertoni, tutto nel giro di 13 minuti nel secondo tempo. Rinviata per impraticabilità di campo Castelfilardo Recanatese, Civitanovese Fermana 2-4 con le reti di Molinari, Wade, Petrucci, Margarita, Eno e poi Petrucci, Fermana sempre in vantaggio e alla fine l'allungo della squadra dei Canarini. Jesina Campobasso 1-3, sblocca Cardinali, poi la rimonta del Campobasso con un doppio Fioretti e nella ripresa Tris di Grazioso. Pineto Agnonese, gara in corso 1-1, reti di Stacchiotti e Gragnoli. San Nicolò Matelica è finale 1-2 con le reti di Pera, Esposito e poi l'autogol di Caccioli per l'1-2 del San Nicolò. San Maurese Romagna Centro 3-0 con le reti di Santoni e Pesaresi, le prime due. San Marino Chieti 3-1 a segno per il San Marino Olcese, poi Caprioni, Zeti accorcia per il Chieti, poi Tresti nel finale di Baldazzi per il San Marino. Vastese Monticelli 2-2, Prisco, pareggio di Donatangelo, poi vantaggio del Monticelli in 10 uomini con un rigore di Iotti e pari definitivo nel finale di Galizia, sempre su calcio di rigore. Monticelli che addirittura chiude in 9 uomini. Vediamo anche qui la classifica con il Matelica da solo in testa, 9 punti, Fermana 7, San Maurese 6, Vastese e Pineto 5, ma il Pineto sta ancora giocando, San Marino, San Nicolò, Alfonsine, Campobasso e Civitanovese 4 punti, Recanatese, Agnonese, Jesina 3 punti, Monticelli, Vispesaro, Romagna Centro 2 punti, Castelfidardo 1 punto, Chieti 0 punti, ovviamente Castelfidardo e Recanatese una partita in meno. Girone G, qui fa festa e come l'Avezzano che ha fatto filotto di 3 vittorie. Città di Castello, Muravera 2-0. Lanusei, Sporting Trestina 1-2, abbiamo i marcatori Sini per il Lanusei in apertura, poi la rimonta della squadra umbra con Ridolfi e con Nonni nella ripresa. Poi Vivi Alto Tevere, San Sepolcro, Nuorese 0-0, Arzachena, Latte Dolce, Sassari 2-1, Sanna sul rigore per l'Arzachena, pareggio di Scognamillo e poi 2-1 di Nuvoli per l'Arzachena. Avezzano Foligno 1-0, gol partita di Lopinto. Flaminia, Civita Castellana, Albalonga 2-1, Ostiamare, Monterosi 3-0, Vano, Bellini e Attili. Rieti, L'Aquila 1-1, in gol Ganci per L'Aquila nella ripresa, ma 12 minuti dal termine il pareggio del Rieti con Marcheggiani sullo 0-1, espulso per somma di ammonizioni il difensore aquilano Alfonso Pepe. Infine Torres Santeodoro 1-1, botta e risposta nel primo tempo Malesa Mulici. La classifica di questo girone G vede in testa 3 squadre a punteggio pieno, sono una sarda, l'Arzachena, una laziale, lo Stiamare, e un abruzzese, l'Avezzano. Poi Rieti e Nuorese 7 punti, Albalonga e Flaminia 6 punti, L'Aquila 5, Santeodoro 4, Latte Dolce Sassari, Città di Castello e Sporting Trestina 3 punti, Torres 2, Vivi Alto Tevere San Sepolcro, Monterosi e Muravera 1 punto, Lanusei e Foligno chiudono con 0 punti. Dunque andiamo nuovamente da Roberta Di Sante per circa 3 minuti di collegamento, dopodiché faremo dei break con i servizi delle partite di ieri. Roberta, che minuto siamo? Siamo al 25 minuto, Andrea, e praticamente Aldo Mazzarorso si è reso conto un po' della difficoltà in questi minuti con Pineto, il risultato è sempre più sull'1-1. È evidente che in queste condizioni agevola di più una squadra fisica come l'Agnonese piuttosto che una squadra altamente tecnica come il Pineto, che in questo momento è un po' in difficoltà, anche perché appunto la partita si è spostata decisamente su un piano molto più fisico. Intanto c'è una girata e il vantaggio dell'Agnonese, lo stavamo in questo momento, arriva il vantaggio dell'Agnonese con una girata dal limite dell'area molto bella, che si va ad impattare sotto alle spalle dell'impostore,
richiamato il centrocampista centrale che ha nascosto l'assist di Gentile e con questa girata, pregevole girata, l'ha intaccata alle spalle di Mazzocchetti. Risultato ribaltato al 26esimo minuto, Agnonese 1-1, stavamo dicendo in questo momento, in questi minuti, il Pineto stava attraversando un momento di difficoltà e è stato punito la prima occasione utile da e proprio in questo istante, tra l'altro, è entrato sul terreno di gioco, stavamo dicendo Aldo Ammazzalorso aveva era meno di correre ai ripari perché il centrocampo del Pineto stava in difficoltà ed è rientrato, ha fatto il suo ingresso in campo dopo il lunghissimo infortunio con le Luori che ha rilevato il più tecnico Proietti che in un frangente di questo tipo ovviamente non poteva più esprimersi al 100%. Dunque al 27esimo minuto Pineto 1, Agnonese 2. Ok Roberta, questo gol non ci voleva, evidentemente il nubifragio ha fatto il gioco della squadra Alto Molisana piuttosto che del Pineto. Agnonese che è tornata in campo decisamente convinta di poter riprendere il risultato e al momento addirittura la squadra allenata dall'abruzzese Alessandro Del Grosso è in vantaggio 2-1. Dunque dopo il pareggio di Gragnoli la rete di Ricamato, centrocampista col vizio del gol. Come promesso riproponiamo i servizi delle partite di ieri. Iniziamo con la Serie A e con la partita del Pescara, una partita che è passata per l'episodio del rigore fallito da Memusciai, poi la Lazio ha dominato e ha meritato di vincere, come ha anche riconosciuto il tecnico Oddo nel dopo gara, il tecnico del Pescara. Allora il servizio di Paolo Renzetti sulla gara di ieri dell'Olimpico, Lazio Pescara 3-0. Nella gara più attesa dai tifosi il Pescara trova una amara sconfitta in 90 minuti che hanno visto la supremazia dei padroni di casa che dopo aver rischiato di andare sotto per il rigore poi fallito da Memusciai hanno avuto la forza e anche il merito di trovare il vantaggio e poi chiudere il match. Da rivedere il Pescara che dovrà capire che in Serie A non basta giocare spesso bene per conquistare punti. Al via allo Stadio Olimpico si presenta il Delfino delle prime tre gare di campionato con Payback infortunato al centro dell'attacco, viene riproposto ancora Caprari con Verre, Benali a supporto, tutto confermato in difesa davanti a Bizzarri, ancora panchina questa volta annunciata per Alberto Aquilani. Nella Lazio non c'è Biglia infortunato, si comincia agli ordini di Maresca di Napoli, lo stesso arbitro della finalissima playoff del 9 giugno a Trapani. Per la squadra del presidente Daniele Sebastiani questa è la 200ª partita nella massima serie, sugli spalti neanche 20.000 spettatori con oltre 1.500 cuori biancazzurri, in campo si comincia sui binari dell'equilibrio. Il match vede la squadra di casa fare più spesso possesso palla con una leggera supremazia di campo che con il passare dei minuti aumenterà. Fiammata Lazio fra il 27esimo e 28esimo quando prima Immobile colpisce il palo esterno con la deviazione di Bizzarri e poi qualche secondo dopo invece Parolo di testa a divorarsi il vantaggio colpendo alto ma in posizione di fuorigioco almeno secondo il primo assistente. Cresce la Lazio ma al 34esimo Bastos fa fallo su Caprari in area laziale con Maresca che questa volta segna il penalty che Memusciai calcia però al lato della porta, difesa da Marchetti. Al 40esimo Cristante che dai 30 metri tira una sassata che chiama Marchetti agli straordinari. Il finale di tempo vede fra il 42esimo e il 44esimo l'assalto dei padroni di casa con Felipe Anderson, Milinkovic e poi ancora Immobile a trovare la respinta di Bizzarri e compagni. Nella ripresa Massimo Oddo manda in campo Manai al posto di Benali. Poco dopo si infortuna Gionberg che viene sostituito da Fornasier che fa il suo esordio stagionale con la maglia del Pescara. La Lazio inizia subito a spingere e all'11esimo è Bizzarri a salvare su Giorgevic. Il Pescara soffre e cerca con azioni di alleggerimento di tenere i locali fuori dalla propria area di rigore. Al 20esimo Bizzarri salva poi su tiro di Keita prima del vantaggio di Peroni di casa che con Milinkovic di testa su cross di Felipe Anderson trova
trovano il vantaggio al 22esimo. Il Pescara accusa il colpo e subisce al 27esimo il raddoppio di Radu, così come in occasione del vantaggio. Questa volta sempre a colpire di testa è il capitano della formazione laziale per Bizzarri. Non c'è nulla da fare. Il Pescara crolla e alla mezz'ora arriva così il tris dell'ex Ciro Immobile, che non esulta dopo la rete realizzata sotto la Nord. Per il Pescara è così buio pesto e arriva la seconda sconfitta per la classifica e la terza sul campo alla vigilia di una gara, quella con il Torino mercoledì prossimo allo stadio Adriatico, assolutamente da non sbagliare. Allora, prima di vedere anche le dichiarazioni del tecnico del Pescara Massimo Oddo, vediamo qualche altro aggiornamento rispetto a quanto detto in precedenza. Nel girone G la partita tra Vivi Altotevere, Sansepolcro e Nuorese in realtà è stata sospesa e poi definitivamente rinviata al 28esimo del secondo tempo per impraticabilità di campo. La pioggia la fa da padrone in questo weekend un po' in tutto il centro Italia e dunque questa partita che era iniziata, che aveva visto anche arrivare alla fine del primo tempo e poi iniziare la ripresa, al 28esimo della ripresa è stata sospesa definitivamente proprio per l'impossibilità di proseguire causa maltempo, causa la forte pioggia. E poi il Monterosi ha sì perso sul campo dello Stiamare, ma per 3-2 nel finale hanno accorciato le distanze Pippi e Peronullo. Comunque non cambia la sostanza di questo risultato. Ascoltiamo anche le parole di Massimo Oddo, poi torniamo da Roberta Di Sante a Pineto. Ma non è che abbiamo sofferto il centrocampo folto, abbiamo sofferto il fatto che oggi abbiamo fatto male, eravamo lunghi, intimoriti, abbiamo sbagliato tante uscite, abbiamo giocato poco da dietro, abbiamo mantenuto poco possesso, abbiamo sbagliato le ripartenze, quindi è andata male dall'inizio alla fine e l'emblema è stato il rigore, quindi però ci sta, insomma, ricordiamoci che noi siamo una squadra che si deve salvare, abbiamo incontrato quattro squadre che lottano per traguardi importanti, quindi non è che dobbiamo volare sulle ali dell'entusiasmo così in alto, bisogna stare ben saldi con i piedi per terra. Oggi la Lazio ha dimostrato per la prima volta in questo campionato di essere più forte di noi sulla carta e anche oggi sul campo. Con i se e con i ma ovviamente non si va da nessuna parte, fosse entrato però quel tiro dagli 11 metri di Memusciai probabilmente nella ripresa ci sarebbe stata un'altra partita, perché la Lazio sarebbe stata costretta ad attaccare e Pescara poteva sfruttare il contropiede. Sì, però siccome non guardo mai a quello che è stato, non ci guardo neanche oggi, i rigori si possono sbagliare, oggi il nostro capitano l'ha sbagliato. Ne ha fatti tanti di seguito, ne sbaglia pochi, purtroppo oggi l'ha sbagliato, quindi ci può stare, insomma, ma sono molto molto sereno. Sui gol subiti, i primi due, cosa ti senti di dire, Massimo? Il colpo di testa di Milinkovic e quello subito dopo di Radu? Ma il primo, diciamo che la regola è sempre che si va incontro alla palla e non la si aspetta mai, quindi c'è stato un piccolo errore e abbiamo subito gol. Nel secondo dico che dopo 20 calci d'angolo abbiamo messo un gol su pallina attiva, ci può stare. Chiedo a Massimo Oddo, mercoledì si tornerà in campo per questa partita importantissima con il Torino, perché molti avevano detto che probabilmente col Torino iniziava il campionato del Pescara e fortunatamente così non è stato. Considerando l'impegno fra quattro giorni, ci sarà un mini turnover? Cambierà qualcosa per la gara di mercoledì, Massimo Oddo? Vediamo, non lo so, domani faremo allenamento, dopodomani anche, e vedremo le condizioni dei ragazzi. Io cerco sempre di mettere nelle migliori condizioni per far bene i ragazzi, se qualcuno sarà stanco non andrà in campo. L'ultima da parte mia sull'aspetto ambientale, perché i tifosi del Pescara sono stati strepitosi dal primo al novantesimo, i tifosi della Lazio ti hanno accolto, come dicevamo ieri in conferenza stampa, con gli applausi, ricordando i 5 anni e ricordando la fascia di capitano di Massimo Oddo. Sì, io non ho avuto modo di sentire, me l'hanno detto e comunque lì non posso che ringraziarli, ma io sono sempre stato accolto bene qui a Roma e questo comunque è una cosa bella, perché oltre che dal punto di vista tecnico vuol dire che dal punto di vista umano ho lasciato qualcosa di importante. Mi dispiace oggi perché i nostri tifosi ci tenevano particolarmente a questa gara, però i tifosi devono stare tranquilli perché hanno un bel gruppo, una squadra che
che li farà certamente divertire, che toglierà loro tante soddisfazioni. Quindi ci sta, purtroppo è capitato, può capitare, capiterà ancora, ma bisogna restare uniti, perché questa squadra ha dimostrato di potersi giocare con chiunque e andiamo avanti convinti delle nostre potenzialità e di quello che possiamo fare in futuro. Ultima domanda da parte mia, anche le condizioni di Gyomberg, che è uscito all'inizio del secondo tempo per un problema alla caviglia, come sta il ragazzo? Zoppicava, non lo so, ha preso una botta sulla tibia, credo. Valuteremo domani. Grazie. Allora, queste le parole pronunciate ieri in Mixed Zone dal tecnico del Pescara Massimo Oddo. Chiaramente torneremo a parlare di questa partita sia questa sera con l'Abruzzo del pallone di Jacopo Forcella e poi in particolare domani sera con la trasmissione replay di Enrico Rocchi, tenuto conto che si tornerà subito in campo con il Pescara che ospiterà il Torino mercoledì sera all'Adriatico Cornacchia. Torniamo da Roberta Di Sante per conoscere ulteriori aggiornamenti dallo stadio Pavone. Roberta. Sì, triste di questa ripresa, sempre 2-1 in favore il parziale, con il Pineto che appunto ha 9 minuti più recupero per cercare di pervenire quantomeno al pareggio. Forse fresche per Ammassalotto lì davanti, che effettua tutti e tre i cambi, tutte e tre le sostituzioni. Era già entrato con le luoghi proprio nel frangente del gol del sorpasso molisano, con le luoghi che rientra da un lungo infortunio, si va a piazzare ovviamente nel cuore delle pietese. Escono anche Emili e Antenucci, con D'Angelo che invece va a posizionarsi sull'esterno, e Pisante come punta centrale, che appunto prende il posto di Antenucci in avanti, con Ciancelluti che viene avanzato e va a fare la seconda punta. Allora, Roberta, tieni la linea per altri due minuti e mezzo, poi ce la ridai, ci vediamo anche il servizio del Teramo e poi andremo fino alla fine con te. Allora, 2 minuti e mezzo per te. Sì, dunque risponde anche il tecnico agnonese del Grosso con la prima sostituzione invece per l'Olimpia agnonese. Esce l'autore del primo gol, Gragnoli, e al suo posto entra Vitelli. In questo momento c'è un calcio di punizione in favore dei Molinari. Però in una zona del campo che non è così pericolosa, un lungo lancio scodellato in avanti proprio a cercare il nuovo entrato, che riesce a girarsi, poi viene in qualche modo, non c'è fallo, rinviano il pallone ai giocatori. Intanto c'è Di Sante che riesce a fare un buon pallone, però troppo lungo il suo allunga la palla, dunque il portiere Cannella riesce ad uscire e ad anticipare il l'attaccante Pineto che appunto ha poco tempo per cercare di rimettere in piedi questa partita che aveva iniziato bene. Poi questo nubifragio ha sostanzialmente favorito quelle che sono le caratteristiche della squadra molinara, più fisica piuttosto che quelle del Pineto, che è una squadra con un alto elevato tasso tecnico e quindi ha fatto difficoltà a giocare sul terreno di gioco così pesante in questo frangente di gara. Lotta a centrocampo, ora le squadre ovviamente si sono anche un po' allungate, si comincia a far sentire anche la stanchezza, benefica di questa rimessa con le mani, lo scambio si frappone, un giocatore dell'Agnonese che scodella questo pallone in avanti, dove però c'è il solo Mazzocchetti che va a raccogliere tranquillamente la sfera e fa pian piano ripartire la sua squadra. Sfera che tra l'altro termina in fallo laterale, la rimessa con le mani del Pineto, va da Antonio a raccogliere la sfera, caricarsi appunto di questa rimessa lunga. Direttamente però tra i piedi di un giocatore dell'Agnonese, si tratta di Pejic, che tenta dunque sulla fascia di liberarsi della marcatura di Maloku. Lo scambio con il numero 3 Walter Guerra, ancora indietro in favore del numero 10
prova a mettere in difficoltà Mazzocchetti con un lungo lancio che però si spegne di poco all'atto. Dunque un'altra occasione per l'Agnonese da annotare sul nostro taccuino quando siamo giunti quasi al 41esimo minuto di gara con conclusione di Pejic che termina di poco oltre il 7. Intanto prova a ripartire Pineto, Micolucci, il traversone a cercare Di Sante che però viene anticipato, quindi Di Lollo mette giù il pallone, passiamo già dall'altra parte, prova a mettere in movimento Di Federico, controllato da Stacchiotti, quindi Mazzocchetti rinvia in favore di Esposito. Il di testa di Walter Guerra ad anticipare. Che minuto siamo, Roberta? Siamo al 41esimo minuto, 23 secondi di gioco. Okay. Altro allora, Roberta, prendi fiato, tra circa 3 minuti scarsi saremo da te per andare fino al fischio finale, ok? Benissimo, Andrea. Allora, ripercorriamo il pareggio di ieri del Teramo a Sant'Arcangelo. È stata la prima panchina del neo allenatore Federico Nofri e poi, come detto, torneremo a Pineto per seguire i minuti finali di Pineto Agnonese. Probabilmente prima della partita il risultato di pareggio sarebbe stato bene accetto dal nuovo Teramo targato Federico Nofri, ma il finale di gara che stava per regalare i tre punti ai biancorossi si rivela beffardo. Pari immediato del Sant'Arcangelo e nei minuti di recupero due palle gol clamorose avute dal diavolo per tornare avanti definitivamente. Alla fine però tocca guardare comunque il bicchiere mezzo pieno, perché il Teramo giocava sul campo di una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, soprattutto perché la squadra ha messo in campo quella tigna, quella determinazione che non si erano viste nelle precedenti esibizioni. La reazione c'è stata, ma è chiaro che è solo l'inizio di un percorso che solo se portato avanti con continuità porterà il Teramo fuori dal tunnel. Nofri opta per il previsto 4-4-2, ma è molto offensivo con Petrella e Forte sulle due corsie, Jefferson e Sansomini in attacco. Per i romagnoli di Marcolini conferma del 3-5-2 con Cori e Cesaretti in avanti. Dei tanti ex, campo solo per Valentini e Ilari. Partono meglio i padroni di casa sulla corsa respinta di Caidi, Carlini lambisce la traversa. Il Teramo entra in punta di piedi nella gara, ma a metà frazione Ilari, alla sua miglior partita in biancorosso, rifinisce un'azione elaborata per Sansovini che spara alto. Ancora i due protagonisti a fine frazione, Ilari per Sansovini, stop e girata dal limite da applausi per il sindaco vicinissimo al bersaglio grosso. Nella ripresa Nofri tira fuori uno spento forte, inserisce Carraro, ancora meglio i romagnoli in avvio di tempo. Cesaretti si fionda sul lancio di Serignano, Rossi si oppone sugli sviluppi, arriva il Rossi di casa che mette in mezzo per Cori, gran stacco, palla fuori di un soffio. Entra Capitanio per Petrella, Teramo piuttosto e più pericoloso, proprio con l'ex neo entrato Quinardi dice no con grandi riflessi, quasi alla mezz'ora. Poco male, perché al 41esimo il Teramo passa, cross di Carcalis, stop e dribbling da antologia di Ilari, Nardi respinge, la conclusione ravvicinata, ma nulla può sulla saetta in pieno mucchio di Marco Sansovini. Secondo gol in campionato per il sindaco, che sembra significare vittoria, ma non è così, perché al 90esimo Carcalis non è preciso nel disimpegno. Merini ne approfitta e crossa per l'incornata di Sascha Cori che non dà scampo a Rossi. 1-1 e il rammarico del Teramo, già grande, cresce ancora di più nei 3 minuti di recupero che diventano 6 per l'infortunio a Carcalis. Prima Capitanio svetta ancora bene e Nardi concede il bis con un gran colpo di reni. Sul successivo corner di Carraro, spettacolare rovesciata di Croce che coglie in pieno la traversa. Subito dopo il fischio finale di Detta di Mantova. Peccato per il Teramo, che può però sperare in una prestazione che segni una inversione di tendenza per le prossime partite. Allora, ultimissimi minuti a Pineto. Andiamo ad ascoltare dalla voce di Roberta Di Sante quello che sarà l'epilogo del match del Pavone. Roberta. E mancano pochi istanti allo scoccare del 45esimo minuto. Il direttore di gara, la Italia Bianchini della sezione, non ha ancora ravvisato quanti saranno i minuti di recupero appunto da recuperare. Siamo già al 45esimo in questo momento, sempre 2-1 in favore dell'Olimpia Agnonese. Il risultato dell'Olimpia Agnonese continua ad attaccare con questo tiraccio però di Lollo in questo
vista oltre, ben oltre la traversa della porta difesa da Mazzocchetti. Per il Pineto si profila la prima sfida della stagione, un primo tempo molto equilibrato rispetto alla ripresa, poi ovviamente le condizioni meteo hanno inciso in maniera fondamentale su questa, sull'andamento della, della gara. Pineto che ha chiuso i primi 45 minuti in vantaggio, poi sicuramente la fisicità della Agnonese si è fatta nel secondo tempo. Agnonese che è riuscita a ribaltare il risultato e poi passando in vantaggio con una bella girata di Ricamato. Intanto si profila il terzo cambio per Del Grosso, quindi un cambio anche per mister Alessandro Del Grosso, una vecchia conoscenza del nostro calcio. Esce il numero 7 Gentile, entra il numero 17 Mannè. Quando siamo al 46esimo minuto, in questo momento e la palla è tra le mani di Mazzocchetti, che prova a far ripartire la propria squadra per mantenere viva l'ultima speranza, ma Stefanis viene anticipato da Di Lollo, che continua a lottare a centrocampo. Capitan Stacchiotti passa la sfera, la apre dalla parte opposta, provano a servire in avanti di Sante, che non riesce però a girarsi contro tanto da Russo. Pineto che veramente ha subito la ripresa, il ritorno dell'Agnonese molto in difficoltà con questo tipo di condizioni. Ancora prova a ripartire la squadra di casa con Nicolini, l'apertura per De Panis che ha spazio sulla fascia, Sarcelluti, l'ultimo sussulto del Pineto con D'Angelo che prova ad andare sul fondo, c'è la deviazione da parte del arbitro, sembrava che l'ultimo tocco fosse di Cassese, invece non è dello stesso avviso il direttore di gara, che adesso va anche ad ammonire Di Sante per proteste, dunque ha ammonito anche Di Sante per proteste. Gli ammoniti finora sono Esposito, Emilio Di Sante e Gragnoli per l'Agnonese, dunque non ha accordato questo calcio d'angolo dal direttore di gara, e dice che è solo rimessa dal fondo. Ecco, se adesso in questo momento arriva il cambio, che poi non era stato operato quando ve lo stavo dicendo prima, comunque confermiamo appunto l'ingresso di Mannè in campo per Di Federico. Dunque 48esimo minuto, 42 secondi, ecco che esce Di Federico e lascia spazio appunto a Mannè, il cambio che vi avevamo annunciato. E c'è ancora un minuto di recupero, mi sembra di intravedere la vista luminosa decretato appunto dal direttore di gara, il rinvio da parte di la palla a centrocampo allontanata dalla difesa del Pineto, riesce a recuperare palla di campo, poi viene anticipato da Rullo che allontana la sfera. Era sui piedi adesso di Pejic, che scambia con Mannè, proprio che può lanciare Vitelli, non c'è nessuno però, quindi si deve fermare e deve dare tempo ai suoi compagni di salire. Intanto mantiene la sfera Vitelli sul limite sinistro dell'area, poi riesce a guadagnarsi una rimessa laterale, ma termina qui, arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara Italia Bianchini. Dunque Agnonese segna il pavone e viene a conquistare i suoi primi tre punti in campionato, mentre per la squadra di Aldo Ammazzarotto matura la prima sconfitta della
stagione non è bastato il gol di capitano, il terzo gol di capitan Sacchiotti in stagione per riuscire a raccogliere qualche punto da questa sfida, dunque 1-2. Rispondono appunto al gol di Sacchiotti, prima Gragnoli e poi Ricamato, che regalano la prima vittoria in campionato all'Olimpia Agnonese. Dunque, quel risultato, io Andrea direi che da quel di Pineto è davvero tutto, Veroni. Certo, grazie a Roberta Di Sante per questo ulteriore supplemento di cronaca e di sforzo, lo è stata un po', è stato un po' per tutti così, ma insomma era giusto rendervi trasmettere il finale di gara della partita di Pineto per completare il quadro di questa terza giornata di Serie D. Avete visto anche la classifica, con questi tre punti l'Agnonese sarà a quota 5, scavalca proprio il Pineto che resta a quota 4. Poi per tutti gli ulteriori approfondimenti su questa giornata vi rimando a tra circa un paio d'ore per la trasmissione all'Abruzzo del Pallone con Jacopo Forcella, tutti i servizi, le interviste e i commenti su questa giornata di Serie D, ma anche tornando sui fatti di ieri, le gare di Pescara e Teramo. Io ringrazio proprio Jacopo Forcella in redazione, Maurizio Daguì al coordinamento tecnico, dunque appuntamento tra un paio d'ore per l'Abruzzo del Pallone e poi con Diretta Stadio ci ritroviamo mercoledì sera per il turno infrasettimanale di Serie A, il Pescara che all'Adriatico Cornacchia riceve il Torino. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Shimmers up, shimmers up, shimmers up, shimmers up, shimmers up, shimmers up, shimmers up.